Contare, Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di presentazione del rapporto annuale del CNEL sul mercato del lavoro. Questo non è un rapporto, non è un anno il 2020 come gli altri, non solo perché questa volta ci troviamo non nel nostro habitat naturale a fare un'assemblea insieme, ma dobbiamo discutere a distanza, ma anche per i dati, gli eventi che dobbiamo commentare. Abbiamo durante l'anno costruito questo rapporto diversamente dal solito, rincorrendo eventi drammatici che non pensavamo di dover fronteggiare. E questo vedrete nei contenuti risente di questo, i contenuti stessi, ma anche per l'ampiezza della analisi che deve tenere insieme temi che una volta erano lontani, a cominciare da quelli della salute, insieme a quelli del lavoro, insieme a quelli dell'ambiente. Comunque io dei contenuti parlerò fra poco in modo sintetico perché avete ricevuto tutti il testo molto corposo. Ovviamente questi eventi non sono solo italiani, hanno colpito in modo diverso, ma tutti i paesi del mondo e quindi noi come sempre abbiamo allargato la visuale anche agli eventi non solo italiani e ci fa piacere avere con noi Stefano Scarpetta, non è la prima volta, sono varie di queste edizioni che abbiamo avuto, per cui abbiamo avuto il commento autorevole dell'Ocse e di Stefano Scarpetta che è un grande esperto. Quindi io per procedere in ordine chiederei, ho già chiesto al direttore Scarpetta di fare lui una presentazione del quadro internazionale e dei grandi eventi, e così ci introduce. Io poi farò una sintetica esposizione dei punti che ci sembrano più importanti del nostro rapporto, ma guardando anche a cosa servono poi per guidarci in futuro. E infine abbiamo la presenza della ministra Nunzia Catalfo, la quale ci ha promesso non solo di essere presente, ma di assistere anche al nostro dibattito e quindi di stare fino alla fine, cosa non usuale, non solo per i ministri. Però anche per questo noi diamoci dei tempi certi. Normalmente 2 ore sono il massimo, quindi adesso sono le 11, entro l'una dovremmo finire. Con questo vi ringrazio tutti della presenza e chiedo a Stefano Scarpetta di fare la sua presentazione. Grazie Stefano. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, buongiorno anche alla Ministra. È sempre un piacere partecipare a questo evento di presentazione del rapporto del CNEL sul mercato del lavoro e voglio congratularmi con lei Presidente, ma con tutta la squadra, perché ovviamente fare un'analisi così dettagliata del mercato del lavoro in un contesto come quello che ha caratterizzato l'ultimo anno è sicuramente un'impresa molto difficile. Quello che vorrei fare io è di in qualche modo presentare l'evoluzione sul mercato del lavoro più da una prospettiva internazionale, quindi mettendo anche in evidenza in qualche modo come l'Italia, come il mercato del lavoro italiano è evoluto nel contesto internazionale. Come ricordava il Presidente, quella che ancora stiamo vivendo è la crisi pandemica del Covid-19. È forse la peggiore crisi sanitaria dell'ultimo secolo, ma che è diventata anche ben presto una crisi di natura economica e sociale senza precedenti. Un modo tradizionale di caratterizzare l'impatto che questa crisi ha avuto sul mercato del lavoro è quella di guardare l'evoluzione del tasso di disoccupazione. Come vedete in questo grafico, a livello dell'area OCSE, in 2 mesi, nel mese di marzo ed aprile, si è perso tutto quello che si era guadagnato negli ultimi 10 anni dalla crisi finanziaria globale. Come vedete, il tasso di disoccupazione è schizzato verso l'alto e sostanzialmente è arrivato al livello del picco che si era ottenuto nell'ottobre del 2009. Questo a livello dell'OCSE, come vedete, con la riapertura dell'attività economica dopo il primo lockdown, il tasso di disoccupazione nell'area OCSE è diminuito, ma è ancora ben al di sopra, ovviamente, del livello che aveva prima della crisi del Covid. Questo grafico e questo dato a livello OCSE nasconde delle forti eterogeneità, forse più che nel passato, tra i vari paesi dell'OCSE. In Italia,
Ovviamente la disoccupazione purtroppo è aumentata anche dopo il primo shock della crisi finanziaria con la crisi del debito sovrano. Vedete che la disoccupazione in Italia è aumentata. Cosa abbastanza particolare se guardiamo i primi mesi del lockdown o delle misure di confinamento nei mesi di marzo, aprile e maggio, vediamo che in realtà la disoccupazione è diminuita in Italia e sappiamo bene che questo è dovuto ad un artefatto statistico, perché molte delle persone che cercavano lavoro durante la fase di confinamento non hanno cercato lavoro e quindi sono uscite dalle statistiche sui disoccupati. In realtà poi la disoccupazione è aumentata nella fase di ripresa economica e si è ridotta soltanto in maniera relativa. In realtà gli ultimi dati che sono stati pubblicati la settimana scorsa ci dicono di un tasso di disoccupazione che è sceso sotto il 9%, quindi c'è stata una significativa riduzione, a fronte della quale c'è stato un aumento dell'occupazione, ma anche purtroppo un aumento dell'inattività. In realtà a novembre, comparando il mese di novembre del 2020 con quello del 2019, abbiamo una perdita degli occupati di circa 390.000 unità e un aumento dell'inattività di 479.000 unità. A livello dell'area euro vediamo un andamento con un graduale aumento della disoccupazione ed una stabilizzazione, una piccola riduzione nei mesi più precedenti. Cosa c'è dietro questa forte differenziazione nell'andamento della disoccupazione? C'è l'utilizzo di vari strumenti, tra cui uno che voglio sottolineare, che è quello che in Italia è la cassa integrazione e che in altri paesi si chiama Job Retention Scheme, Kurzarbeit, Chômage Partiel in Francia. Prima di tutto vorrei che prestassi attenzione al piccolo diamante che c'è in cima a questi grafici. Questo rappresenta il numero di persone occupate, lavoratori dipendenti, che sono stati coinvolti in queste misure di supporto, di sostegno all'occupazione. I numeri ci dicono qualcosa intorno al 35% dei lavoratori dipendenti in Francia, nel primo picco, quindi durante la prima fase di contenimento di lockdown. Siamo intorno al 30% per la cassa integrazione in Italia e siamo vicino a cifre del 20-25% in altri paesi. Queste sono cifre che non abbiamo mai visto. Come vedete, il piccolo puntino in giallo ci dice in che misura queste misure erano state utilizzate dopo la crisi finanziaria, che ricordiamo era una crisi di grossa dimensione. E vediamo che le cifre sono estremamente limitate, parliamo dell'1, 3, al massimo 5% dei lavoratori che erano coinvolti in queste misure di salvaguardia dei posti di lavoro. Ora, la barra ci dice come questa è evoluta nel tempo e vediamo gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, novembre-dicembre, siamo sicuramente appena al di sotto del picco che si è ottenuto nella prima crisi, in cui abbiamo sostanzialmente interrotto l'attività economica per molte, quasi tutte le attività non essenziali, ma vediamo che è riaumentato ovviamente nella seconda fase di diffusione del virus, in cui ancora una volta siamo stati costretti a chiudere una serie di attività, soprattutto nel settore dei servizi. Quindi un massiccio utilizzo delle misure di salvaguardia dei posti di lavoro, appunto misure come la cassa integrazione, che sono state rese più generose, ma soprattutto che sono state estese a tutti i lavoratori in tutti i settori, cosa che non era il caso nel contesto precedente. Un modo per caratterizzare forse l'andamento sul mercato del lavoro, l'impatto di questa crisi sul mercato del lavoro, piuttosto che guardare ai disoccupati, è guardare alle ore lavorate, alla riduzione delle ore lavorate. In questo grafico avete nei primi 3 mesi della crisi del Covid, quindi parliamo di marzo, aprile e maggio, quello che è stato l'impatto sul totale, sul monte ore lavorate. Vedete che in Italia parliamo di meno 28%. Ancora una volta stiamo parlando di cifre estremamente più elevate di quelle che abbiamo visto in ogni crisi precedente. In media OCSE stiamo parlando di meno 12%. Vi ricordo che dopo la crisi finanziaria la riduzione delle ore lavorate era stata dell'ordine dell'1,2%, quindi 10 volte di più in media OCSE rispetto all'aggiustamento che abbiamo avuto dopo la crisi finanziaria. Quindi una massiccia riduzione delle ore lavorate che però si è caratterizzata in maniera diversa. Come vedete in questo grafico, in paesi come l'Italia, questo è stato in maniera predominante dovuto a una riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori che hanno mantenuto il loro posto di lavoro, mentre vedete che in altri paesi, per cui il Messico, il Canada e gli Stati Uniti, una parte significativa, se non la maggioranza, della riduzione delle ore lavorate è stata dovuta ad una riduzione dell'occupazione. Riduzione temporanea, perché in questi paesi, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, si è utilizzato in maniera massiccia uno strumento che è la disoccupazione, che è i licenziamenti temporanei. Un licenziamento che però ha in qualche modo
un impegno da parte del datore di lavoro di riassumere il lavoratore entro i 6 mesi se effettivamente l'attività economica dovesse ripartire. Effettivamente l'aumento sostanziale della disoccupazione in paesi come gli Stati Uniti e il Canada è stato dovuto all'utilizzo dei licenziamenti temporanei, e la riduzione della disoccupazione è stato dovuto al fatto che molti di questi licenziamenti temporanei sono stati riassorbiti quando si è riaperta l'economia, anche se non in maniera ovviamente complessiva, perché la disoccupazione è aumentata nel frattempo. Un dato a mio avviso interessante, e tornerò su questo punto brevemente, è che tutti i paesi dell'OCSE hanno messo in campo misure straordinarie per cercare di aiutare i lavoratori, le famiglie e le imprese a far fronte a questa crisi senza precedenti, perché in qualche modo è stato imposto una chiusura di molte delle attività produttive. Questo grafico vede l'evoluzione del PIL pro capite durante il periodo precedente dalla crisi finanziaria in poi, incluso anche il primo trimestre del 2020, e allo stesso tempo avete anche l'evoluzione del reddito reale delle famiglie pro capite. E l'unico dato che voglio sottolineare è come in molti paesi le misure straordinarie, sia quegli strumenti tradizionali della protezione sociale, ma anche le misure straordinarie messe in campo durante la crisi pandemica, hanno in qualche modo ridotto l'impatto sul reddito reale delle famiglie in maniera molto significativa. Addirittura vedete che in Canada il reddito reale delle famiglie è aumentato, perché soprattutto per alcune famiglie queste misure straordinarie hanno addirittura aumentato il reddito pro capite. Purtroppo in Italia, a dispetto del fatto che molte misure sono state messe in campo con delle risorse anche molto ingenti, vedete che l'evoluzione del reddito reale delle famiglie ha seguito in maniera abbastanza forte l'andamento anche del PIL pro capite. Quindi c'è stata una riduzione significativa del reddito pro capite. Ora si parla molto spesso del fatto che, essendo il virus in qualche modo può colpire chiunque di noi e quindi non fa differenze tra i vari individui, se non ovviamente un forte impatto molto più negativo purtroppo sulle fasce più deboli, sulle persone anziane e quelle che hanno patologie croniche. Quello che però voglio sottolineare è il fatto che l'impatto economico e sociale di questa crisi pandemica è stato fortemente differenziato e ha colpito ancora una volta, direi, purtroppo le fasce dei lavoratori e le famiglie più vulnerabili. Soltanto alcuni dati per caratterizzare questo. Primo, abbiamo visto che questa crisi ha colpito in maniera particolare i lavoratori a basso reddito. Molti di loro che svolgono funzioni essenziali hanno continuato a lavorare, però tra quelli che non svolgono funzioni essenziali vediamo che il lavoro da casa, il telelavoro, è stato molto meno diffuso rispetto a lavoratori con livelli di reddito e con livelli di competenza più elevati, il 50% in meno nei paesi OCSE, e per coloro i quali non potevano lavorare, 2 volte è stata la probabilità che abbiano dovuto smettere completamente di lavorare piuttosto che continuare l'attività lavorativa da casa. Il secondo gruppo è sicuramente, questo caratterizza l'Italia, ma quasi tutti i paesi OCSE, i lavoratori autonomi, i lavoratori con contratti più precari, diciamo, temporanei o a tempo parziale. Rappresentano circa il 40% dei lavoratori nei settori più colpiti, quei settori che non sono ripartiti neanche, diciamo, durante l'estate e nei mesi più recenti, e lì dove la protezione sociale ha mostrato i suoi limiti, nel senso che esistono delle significative gap nella protezione sociale, quindi non hanno ricevuto lo stesso livello di supporto di altri lavoratori che sono coperti dagli strumenti tradizionali della protezione sociale. Il terzo gruppo è sicuramente quello dei giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile, purtroppo non è una sorpresa, anche questa volta è aumentato molto di più del tasso di disoccupazione degli adulti, sia perché è molto più difficile per i giovani trovare un posto di lavoro nelle condizioni attuali, ma anche perché i giovani sono altamente rappresentati in quel tipo di lavoro, tra cui i lavori a durata determinata, che sono stati i primi a essere, come dire, non rinnovati durante il periodo della crisi. In Italia siamo giusto al di sotto del 30%, siamo al 29,5%, un tasso che è sicuramente molto più alto rispetto alla media dei paesi OCSE, che si attesta intorno al 14,4%. L'ultimo gruppo, ma un gruppo molto importante, è anche quello delle donne. Questa volta le donne sono state più fortemente colpite, rappresentano 2/3 del personale sanitario, hanno dovuto conciliare attività lavorativa da casa con l'aiuto ai loro figli nel periodo di distanziamento e quindi di istruzione didattica da casa, e quindi hanno avuto un aumento del carico del lavoro domestico e hanno subito una maggiore riduzione dell'occupazione
perché appunto sono altamente rappresentati in quei lavori più precari, quel tipo di posti di lavoro che si sono interrotti con maggiore intensità. Quindi semplicemente una panoramica molto rapida su almeno 4 categorie di lavoratori che sono stati fortemente colpiti da questa crisi e che continuano ad essere fortemente colpiti da questa crisi. Ora, dicevo prima che tutti i paesi OCSE, tra cui l'Italia, hanno messo in campo delle misure straordinarie, parliamo di 10 trilioni di dollari che sono stati investiti soltanto nei primi mesi della crisi pandemica. In questo grafico semplicemente indico alcune delle misure che sono state adottate nei vari paesi OCSE con maggiore intensità, e vediamo che la bandiera sulla destra mostra che l'Italia in realtà è intervenuta in tutte queste varie dimensioni. Un supporto finanziario alle imprese attraverso sgravi fiscali o una posticipazione del pagamento di alcune imposte, misure di sostegno di reddito che andavano anche a qualche modo a interessarsi a quelle categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori autonomi, che non avevano accesso ai sussidi di disoccupazione e altre forme di sostegno di reddito. Ovviamente, dicevo, la riduzione dell'orario di lavoro attraverso anche misure come la cassa integrazione, l'aiuto alle famiglie per poter conciliare attività lavorativa, ma comunque anche l'aiuto ai figli e alle persone anziane, e varie misure più specifiche che andavano in qualche modo ad aiutare le fasce più deboli. Quindi un intervento massiccio, e nel caso d'Italia sicuramente anche ad ampio spettro, perché ha interessato molte delle misure che sono indicate in questo grafico. Brevemente sulle misure da prendere nella fase attuale, una fase che in qualche modo ha degli elementi più positivi, perché nell'ultimo mese direi abbiamo avuto delle notizie molto incoraggianti sull'approvazione di alcuni vaccini. È soltanto di oggi la notizia che c'è stata una terza richiesta per un terzo vaccino che sarà presto disponibile, e quindi abbiamo finalmente una prospettiva per uscire dal tunnel nel momento in cui i vaccini potranno essere distribuiti in maniera molto ampia e quindi in qualche modo ridurre la diffusione del virus e cominciare a prospettare una fase post-Covid. Però a mio avviso è molto importante ricordare che ci vorrà tempo prima che la somministrazione dei vaccini possa interessare un'ampia parte della popolazione per raggiungere quella appunto herd immunity che tutti quanti vorremmo raggiungere il più presto possibile, e che in questa fase di transizione, quindi che ci porterà a, come dire, superare la fase della crisi del Covid, è importante mantenere alcune misure di breve periodo. Qui le ho elencate e sono abbastanza evidenti: bisogna in questo momento investire massicciamente nelle politiche attive e passive per sostenere tutti coloro i quali hanno perso il posto di lavoro o rischiano di perderlo nei mesi che vengono. Occorre continuare a intervenire nella cassa integrazione, magari con misure più mirate su quelle categorie di settori produttivi e di lavori che sono ancora fortemente colpiti dalle misure di contenimento della diffusione del virus. Bisogna mantenere quelle misure di sostegno di reddito per tutte quelle famiglie che continuano a essere fortemente colpite, ma anche, a mio avviso, investire negli incentivi e le assunzioni, perché l'attività economica è fortemente differenziata da un settore all'altro e vi sono alcuni settori che stanno effettivamente creando nuovi posti di lavoro. Ma come si è detto sovente, come infatti è un punto principale nel programma di ripresa e resilienza del Next Generation, bisogna anche investire in un mercato del lavoro migliore, più eco, più resiliente, e quindi prendere in qualche modo spunto da questa crisi e delle risorse che saranno messe a disposizione per affrontare alcuni dei nodi cruciali del nostro mercato del lavoro che effettivamente sono risaltati in maniera molto chiara anche con questa crisi del Covid. Brevemente nei due aspetti, cioè il breve periodo in qualche modo e poi le misure di riforma più strutturale. A mio avviso, lo dicevo, e questa infatti è anche una misura che la ministra Catalfo ha sicuramente indicato, c'è bisogno di continuare a utilizzare lo strumento della cassa integrazione con ulteriori estensioni, ma a mio avviso cercando di indirizzarla verso quei settori che rimangono fortemente colpiti, in cui l'accesso alla cassa integrazione può essere uno strumento essenziale per evitare massicce perdite occupazionali. In alcuni paesi, tra cui la Francia, l'Austria, i Paesi Bassi, la Germania, l'accesso alla cassa integrazione è stato anche in qualche modo integrato con degli incentivi, se non delle richieste, ai datori di lavoro per utilizzare le ore lavorate che non vengono eseguite per investire nella formazione, un punto a mio avviso molto importante, quindi uno spunto che voglio sottolineare. A mio avviso questa crisi e anche lo strumento aggiuntivo che è stato introdotto col sussidio di disoccupazione per i lavoratori autonomi può essere uno spunto per integrare i vari strumenti di sostegno di reddito
in uno strumento complessivo di ammortizzatori sociali che possa effettivamente riguardare tutti i lavoratori, a direi quasi a prescindere dal tipo di contratto di lavoro che hanno. E dicevo, il terzo punto, a mio avviso, è quello di investire negli incentivi e le assunzioni, cosa che appunto è stata sottolineata anche dal governo, attraverso possibili sgravi contributivi che possono interessare alcune categorie di lavoratori che, come dicevo, sono ancora particolarmente colpiti da questa crisi, quindi giovani, le donne e sicuramente anche il Sud. Però ovviamente se queste misure di breve periodo che ci permettono di affrontare la transizione verso una fase ulteriore che sarà quella della ripresa economica ed anche investire nella resilienza, è a mio avviso importante anche forse mettere in campo misure più strutturali che sono tra l'altro incluse anche nel rapporto sulla ripresa e resilienza The Next Generation. Rafforzare e razionalizzare le misure di sostegno di reddito e integrarle maggiormente con le politiche del lavoro. Sappiamo che il welfare italiano è sbilanciato verso la spesa previdenziale con una più limitata spesa sia sanitaria sia per le politiche sanitarie, per le politiche sociali, ed è importante effettivamente in qualche modo ribilanciare la spesa previdenziale. È assolutamente essenziale, a mio avviso, investire per davvero nelle politiche attive del lavoro, con un maggior coordinamento fra autorità centrali e regionali, con un maggior profilaggio dei coloro i quali cercano posti di lavoro, che hanno bisogno di diversi strumenti di sostegno, che sia l'orientamento, che può essere la formazione. Non è soltanto, a mio avviso, una questione di investire più risorse, ma anche di investirle meglio. L'Italia dovrebbe avere un database nazionale che caratterizzi tutti coloro i quali cercano posti di lavoro, ma che anche metta a disposizione informazioni sui posti di lavoro che sono disponibili. Il terzo punto è quello veramente di investire nella formazione continua, nel lifelong learning. Ricordo soltanto che l'Italia in realtà investe poco nella formazione degli adulti. In media un lavoratore su quattro ha accesso alla formazione in un anno di riferimento, ma quando guardiamo poi ai diversi livelli di competenze vediamo che tra i lavoratori che probabilmente ne hanno più bisogno, cioè quei lavoratori con basse competenze, la percentuale scelta è drammaticamente al solo 10%. Quindi credo l'iniziativa del Fondo Nuovo Competenze possa essere uno strumento importante che a mio avviso dovrebbe essere messo a disposizione di tutte le imprese, non soltanto quelle in cui ci può essere un accordo con la parte sindacale. A mio avviso è essenziale evitare quello che è successo non solo in Italia, direi, ma in tutti i paesi OCSE, di investire e di occuparsi ai giovani troppo tardi, quando la crisi della disoccupazione giovanile è diventata quasi strutturale. E qui abbiamo uno strumento a livello europeo che è la garanzia giovani, che deve essere in qualche modo rilanciato, migliorato, e questa è una delle priorità anche dell'Unione Europea. Quindi investire sui giovani per evitare che questa crisi, che è una crisi che ha avuto un impatto drammatico su di loro, possa avere effetti cicatrice, quindi effetti che poi possono diventare anche di lungo periodo. E da ultimo, ma sicuramente è un elemento fondamentale, anche investire sulle donne attraverso una politica della famiglia integrata, e qui il governo ha messo in campo delle misure importanti, garantire una maggiore flessibilità della definizione degli orari di lavoro, in qualche modo anche apprendere dalle lezioni che questa crisi ci ha dato sull'utilizzo anche efficace, direi, del telelavoro e dello smart working, che sicuramente abbiamo testato, diciamo così, le potenzialità di questi strumenti di lavoro flessibili, anche con risultati, a mio avviso, sicuramente molto importanti. Quindi apprendere la lezione di questa crisi per utilizzare in maniera migliore anche la flessibilità nella definizione degli orari di lavoro. Questi sono solo alcuni degli spunti che volevo condividere con voi, che sono, tra altre cose, discussi in maniera molto più dettagliata nel rapporto del CNEL. Con questo vi ringrazio della vostra attenzione e sicuramente parteciperò con piacere al dibattito che seguirà. Grazie mille. Grazie, grazie Stefano Scarpetta per la precisione, per oltretutto anche nei tempi. È sempre un piacere sentire queste prospettive da uno come Scarpetta, che conosce anche molto bene la situazione italiana. Ora, come avevamo detto, ringrazio la ministra Catalfo che ci ha raggiunti e che seguirà i lavori. Io farei anzitutto una breve presentazione delle novità di questo rapporto rispetto al passato, già l'ho accennato, e poi sottolineerei alcuni punti, perché riprendere il quadro è già stato dato molto bene da Scarpetta, quindi farei delle sottolineature anche con ipotesi di policy, non ovviamente definitive. Anzitutto questo nostro rapporto, che come ho detto è stato condotto in itinere attraverso tutti gli eventi della pandemia, ha
risentito di una delle cose che a noi pare fondamentali, cioè che il mondo è sempre più connesso e le questioni del lavoro sono messe insieme a tante altre che normalmente non consideravamo. Quindi questa interdipendenza complessiva del sistema rende tutto più difficile, ma anche ci costringe ad allargare la visione. E infatti, se guardate i titoli dei nostri capitoli, oltre all'analisi, come sempre, dei dati del mercato del lavoro, noi abbiamo allargato su diverse versanti. Abbiamo fatto, ad esempio, un'analisi del rapporto del mercato del lavoro alla luce dei BES, degli indicatori di benessere. Abbiamo allargato direttamente l'analisi al lavoro autonomo, anche il lavoro sommerso, che l'avevamo un po' perso di vista, ma che invece ritorna non è solo nei paesi arretrati, ma nella modernità nuova. Abbiamo allargato e analizzato specificamente l'uso dei fondi europei, una novità, ma per vedere in che misura impattano più o meno sull'andamento del mercato e anche in preparazione questa analisi di quello che dovremmo fare nei mesi che vengono, dove saremo impegnati a usare al meglio i fondi europei. Quindi tutte queste sono delle innovazioni che riflettono un fatto che io anch'io ho evidenziato in premessa. Qui la pandemia ha accelerato delle tendenze innovative, anche disruptive, come si dice, del mercato del lavoro, ma le ha accelerate in modo tale che realizzano dei veri e propri momenti di discontinuità. Questo non è un'esagerazione in questo caso sottolinearlo, e quindi ci costringono anche a ripensare molte delle categorie. Ad esempio, come diceva già Scarpetta, tutti, e si dice nel nostro capitolo, tutti i dati usuali, no? Disoccupazione, inattività, ore lavorate, presentano delle connessioni e perdono, se volete, se letti nell'ottica tradizionale, un significato proprio perché l'impatto della crisi e dei provvedimenti di ristoro li ha alterati. Quindi questo lo dobbiamo tenere a mente anche in questa fase di transizione. E poi in realtà noi abbiamo messo in luce varie questioni che ci sembrano politicamente, per noi, per la nostra vita, per le associazioni presenti al CNEL, particolarmente importante. Ad esempio, l'accelerazione delle diseguaglianze, che è sotto gli occhi di tutti, c'era già negli anni passati, ma è diventata non solo ancora più preoccupante, ma addirittura ha preso delle varianti diverse, cioè oltre ai crinali tradizionali, ce ne sono aggiunti degli altri, il digital divide, l'impatto dell'uso delle tecnologie a favore di certe situazioni di lavoro, ma anche contro altre, per esempio l'impiego delle donne. Ecco, questa è una novità, è un tipo di frattura che si aggiunge a quelle tradizionali. E ovviamente anche i bisogni espressi dai lavoratori e dalle imprese in questa fase sono diversi da quelli della tradizione, per cui i provvedimenti di sostegno, il welfare come si dice, gli incentivi, i vari provvedimenti di sostegno all'economia vanno anch'essi ripensati in un modo nuovo e lo dobbiamo fare appunto in itinere, ma dobbiamo guardare avanti. Quindi questo riguarda il metodo. Per quanto riguarda i punti fondamentali, emerge su tutto, al di là dei dati che sono purtroppo eloquenti, una cosa rilevata anche da tutti gli osservatori, non solo quelli che si occupano del mercato del lavoro, cioè una incertezza, e qualcuno ha detto un incrocio di paure che continua a sovrastare le nostre vite, non solo il lavoro, e quindi un bisogno di protezione, di rassicurazione. Questa è una domanda che ha percorso tutto l'anno e che continuerà. Noi speriamo, anche Scarpetta ci dice, guardiamo con fiducia alle novità di questo anno, che possono essere i vaccini da una parte, e io aggiungo anche un uso forte e finalizzato di questa grande occasione che ci mette a disposizione l'Europa. Quindi la crisi è drammatica, ma colpisce in modo diverso le diverse
diversi settori, di diversi gruppi e anche secondo, come dire, crinali diversi. Però due sono le preoccupazioni e le questioni che vengono poste al decisore politico e alle parti sociali. Una, appunto, come dicevo un attimo fa, il bisogno di rassicurazione che si traduce anzitutto in un sostegno alle condizioni economiche che sono drammatiche delle famiglie, delle persone e delle imprese. Questo è sopra tutti noi e abbiamo visto i dati della cassa integrazione e degli altri tipi di sostegno. La seconda, appunto, preoccupazione incombente è quella della protezione della salute. Anche qui noi avevamo un sistema di sistema sanitario che era ritenuto solido, ma che è stato viceversa messo sotto un test durissimo, e abbiamo scoperto come le politiche della salute debbano essere rafforzate, non solo, ma integrate in modo che non immaginavamo con le politiche del lavoro, ma anche l'OCSE, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dentro i principi della salute, che una volta facevano parte di un universo diverso, devono inseriti nelle politiche del lavoro, da quelle macro fino a quelle micro delle aziende. E qui, ad esempio, noi abbiamo un capitolo in cui la contrattazione collettiva, infatti un capitolo redatto dalle parti sociali che ci fa molto piacere, che mostra come in questo anno le parti sociali insieme hanno contribuito a gestire, direi quasi a cogestire le situazioni di rischio e per ridurre l'impatto sul lavoro. Quindi questo è un modo operativo in cui l'integrazione si è fatta, ma occorre andare appunto oltre i provvedimenti che sono sollecitati dall'emergenza e immaginare in prospettiva di mettere a regime questo nuovo modo di vedere le connessioni tra le maggiori politiche. Quindi questo è un insegnamento, noi dobbiamo trarre degli insegnamenti da questa crisi per guardare avanti. Dicevo, abbiamo scoperto che nonostante, citavo la salute, la sanità, ma anche altri settori del nostro welfare, abbiamo scoperto quanti buchi nella rete di sicurezza, nonostante tentativi negli anni passati di rafforzarli, di rammendare questa rete, quanti buchi abbiamo visto nella sanità, negli ammortizzatori sociali, nel sostegno alla povertà. E quindi questa è la riflessione di fondo che noi mettiamo nel nostro rapporto. In questo anno si sono moltiplicati gli interventi di carattere generale, quindi diremo universalistico, in campi diversi del welfare, che è una cosa ottima e necessaria. Ciò nonostante le diseguaglianze sono aumentate. Cosa significa questo? Significa che non solo dobbiamo mettere a regime che non siano estemporanee queste misure universalistiche, appunto, che riguardano il lavoro dipendente, ma il lavoro autonomo, come abbiamo cominciato a fare. Ma che vuol dire che questo non basta? Cioè vuol dire che sotto le fondamenta del sistema economico, in questo caso del mondo del lavoro, sono ancora fragili, sono troppo esposte a questi impatti esterni e aumentano le diseguaglianze invece di controllarle. Quindi significa che, abbiamo visto, le politiche del lavoro devono essere universalistiche, in questo caso certi settori del welfare in particolare, ma sotto dobbiamo fare un'analisi più profonda su quali sono le distorsioni strutturali del nostro mercato del lavoro e dei mercati in generale. Questo è un punto che abbiamo messo lì per una riflessione ulteriore, ma che non può non essere centrale nel futuro dei prossimi mesi. E quindi l'insegnamento è: traiamo da queste iniziative, che sono state diversificate, ma utili ma non sufficienti, per guardare avanti su appunto una ricostruzione, una ricalibrazione, come dicono gli esperti, del nostro sistema di welfare sui versanti che abbiamo detto: la protezione del reddito, ma anche una connessione con le politiche attive e con la configurazione di un nuovo mercato del lavoro che sia più resistente a questi shock asimmetrici. Noi abbiamo sottolineato molto anche qui alcune discontinuità, ad esempio, lo citava anche Scarpetta, l'integrazione tra politiche passive e politiche attive, che in Italia è scarsa, diciamo, le spese sono squilibrate nei due settori, ma non solo le spese, anche l'effettività. Io sono da
da molti anni che seguo le indicazioni europee, tutte le volte anche l'OCSE dice: no, guardate che voi siete deboli su questo, su questa connessione. Ora c'è un momento anche qui di discontinuità, cioè non è più solo il fatto, come dire, di rafforzare i servizi all'impiego pubblici e privati, mettiamo insieme, per fare un collocamento normale, direi in situazione di stabilità. Qui il problema è che dovremo governare delle transizioni epocali che sono già in corso, perché siano giuste, no? Just transition. E perché sia così dovrà esserci un sostegno economico, ma dovranno esserci anche delle spinte, delle azioni propositive, proattive, per transitare lavoro, competenze da settori, aree in declino, verso settori innovativi, con le competenze che sono necessarie. Quindi qui è stato giustamente ricordato, anche noi lo facciamo, il Fondo Nuove Competenze, ma questo non è, come dire, un intervento solo, non sarà, non dovrà essere, di emergenza per certe imprese più o meno attive, dovrà essere anche questo un'integrazione fondamentale della rete di sicurezza che è stata attivata in passato, ma un po' con versioni troppo tradizionali e anche piuttosto statiche. Quindi anche qui le nostre analisi mostrano come tutti devono contribuire, ad esempio questa idea che la formazione continua, oltre a quella di base che pure è importante, debba diventare un diritto da inserire nella quotidianità delle nostre politiche, quindi anche attraverso la contrattazione, cosa che si è cominciata a fare. Due punti noi abbiamo sottolineato, già ripresi, cioè sappiamo che donne e giovani sono state colpite in modo particolare e noi dobbiamo, e abbiamo fatto qui alcuni approfondimenti con qualche proposta, ma non solo perché sono state più colpite e quindi dobbiamo riparare i danni, ma perché siamo convinti che se non riattiviamo queste energie che sono fondamentali per l'economia e per la vita del paese, dei paesi, noi non abbiamo possibilità di recovery, come si dice, che vuol dire non ripresa qualunque, ma vuol dire ricostruzione su basi nuove. Quindi noi abbiamo approfondito questi due temi, mi fa piacere quello che ho sentito anche da Scarpetta. Per quanto riguarda i giovani, noi abbiamo visto appunto che sulle tradizionali debolezze la crisi ne ha aggiunte delle altre, i buchi nell'apprendimento sono terribili, stiamo vedendo anche dai ministri competenti che questo insegnamento a distanza non è sufficiente, crea ulteriori divisioni, quindi qui ancora una volta è fondamentale la formazione, ma perché il potenziale enorme dei giovani sia attivato e sia attivato in una direzione nuova, quindi io penso che dovremmo avere, diciamo, un salto di qualità nella formazione di base iniziale all'altezza dell'era digitale e in linea con gli standard europei, che purtroppo invece da cui purtroppo noi siamo molto lontani. E un ultimo accenno che facciamo sui giovani, in realtà non è solo anche qui da basare, non c'è solo da basare le singole politiche del lavoro tradizionali, compresi gli incentivi che sono, può essere necessari, ma non certo sufficienti, ma occorre veramente fare una grande azione di fiducia e di investimento nell'autonomia dei giovani, che sono ancora troppo debolmente sostenuti in questo. Per quanto riguarda le donne, qui il nostro Nelle è da tempo che si occupa con approfondimenti specifici e qui abbiamo solo detto, io poi da giurista particolarmente sono sensibile, ha radici profonde queste della disparità nelle strutture sociali, nella mentalità, nei pregiudizi, non bastano delle norme, devono essere accompagnate le norme verso la parità da un'azione di consapevolezza e di mobilitazione generale. Nell ha presentato un disegno di legge in cui obbliga tutte le imprese a dare periodicamente informazioni su quanti progressi o quanti non progressi si fanno sui principali indicatori della parità, dall'occupazione alle condizioni di lavoro, alle condizioni di reddito, e questo è uno dei modi per cui si modificano gli atteggiamenti profondi in modo che appunto le persone e le coscienze siano allertate continuamente, appunto, perché questa è una questione di fondo e la quale non è una questione che riguarda le donne, ma riguarda poi il futuro del paese.
Faccio ancora un paio di osservazioni conclusive, perché i tempi sono quelli che conosciamo, vedrete la ricchezza del rapporto, ma io come conclusione qui, conclusioni che sono più che mai ipotesi naturalmente, noi abbiamo appunto un quadro che è tuttora preoccupante, ma con queste possibili luci di speranza che sono appunto l'opportunità offerta dall'Europa e quella dei vaccini per quanto riguarda la sanità. Certamente questo è utile, ci dà coraggio, ma meno che mai noi possiamo pensare di riprodurre un anno 2021 all'insegna del business as usual. Lo dico, sembra ovvio, ma qualcuno ancora ha l'impressione che sia possibile fare così. Bisogna, in conclusione, indichiamo, recuperare alcune priorità. Anzitutto le nuove fragilità dei bisogni delle persone, quindi la necessità, come già detto, di ricostruire il welfare, ma per lavoratori dipendenti, autonomi e semidipendenti o semiautonomi, che è una categoria in crescita. Secondo, integrare i principi e le regole della salute dentro nei piani di lavoro, nelle politiche di lavoro. E adesso abbiamo appunto un problema anche enorme, insomma, come nel lavoro dovremmo gestire la faccenda vaccini, insomma, obbligo, non obbligo, impatto tra la presenza di persone vaccinate e non vaccinate. Ultima, fondamentale questione, abbiamo visto tutti l'importanza, non solo in Italia, del ruolo dello Stato e delle istituzioni pubbliche in questo frangente, fondamentale, sì, ma questo implica una, non solo che non fa da solo, quindi l'integrazione tra l'azione pubblica e le parti sociali e l'azione privata è fondamentale se vogliamo dare anche stimolo agli investimenti perché creino lavoro, ma in realtà questo pone una sfida che è una di quelle storiche per il nostro paese, cioè le strutture, gli strumenti, oltre che al disegno della mano pubblica, sono sotto stress e quindi l'azione del rafforzamento e della innovazione del pubblica amministrazione a tutti i livelli è fondamentale. Ultima, veramente ultima osservazione che a noi fa particolarmente piacere, che ci coinvolge a fondo. Noi abbiamo detto da tempo che occorre sempre, per tenere un equilibrio, soprattutto in vista dello sviluppo sostenibile, l'azione di stimolo economico e l'azione di sostegno sociale. Questo è sempre stato così. Ma in questo momento noi abbiamo avuto, tra l'altro, nell'azione del CNEL, una serie di stress test sui settori più colpiti dalla pandemia e abbiamo notato, fatto una riflessione, che le ferite sul corpo sociale, sulla vita stessa delle persone, sono più difficili da rimarginare di quanto siano le ferite economiche, che pure vanno rimarginate per una ripresa nuova. Quindi io concludo dicendo se il futuro, gli sforzi che dovremo fare, finalizzare bene gli investimenti nella nuova economia, saranno fondamentali, bene, altrettanto, e direi un più uno sarà necessario, che noi rafforziamo gli strumenti di coesione sociale e le istituzioni e le infrastrutture sociali, altrimenti lo squilibrio non si corregge. Grazie dell'attenzione, anch'io concludo qui perché i tempi sono stretti. Ora, come ho detto all'inizio, ancora abbiamo di noi la ministra Nunzia Catalfo, se come abbiamo sentito ha capacità e volontà, che per noi è preziosa, di ascoltare ancora un po' la nostra discussione, non le do subito la parola. Noi abbiamo molti interventi che sono prenotati dai nostri consiglieri. Questa è una cosa un po' diversa. Noi abbiamo voluto presentare questo rapporto anzitutto all'interno dell'Assemblea perché tutti possano discutere. Poi sono i consiglieri che hanno lavorato a fare il rapporto. Abbiamo un numero di interventi tale per cui sarò inflessibile. Non possiamo avere più di 7-8 minuti per ogni intervento. Quindi grazie, io do la parola per primo. Chi è che? Qual è? Abbiamo una lista? Sì, lì Baracchetti, il consigliere Baracchetti. Baracchetti comincia CGL. Ma datemi l'elenco per favore. Prego Baracchetti, c'è?
Vediamo, non perdiamo troppo tempo negli intermezzi. Dovreste sentirmi adesso, giusto? Bene, sì, d'accordo, prego, la parola. Mi raccomando. Bene, sì, ci provo. Buongiorno a tutte e a tutti. Velocemente un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato e contribuito alla stesura di questo rapporto, che credo sia un ottimo lavoro, nel quale ci si riconosce tutti, sia come strategie sia come analisi, per quello che abbiamo scritto. Detto questo, io credo che ciò che ci lascia l'emergenza sanitaria è in principal modo forse un'opportunità di provare a cambiare il nostro modello economico di sviluppo. Sono tanti gli insegnamenti, ne ricordava molto bene anche Scarpetta nel suo intervento, e per fare ciò io credo che occorre che il 2021 diventi veramente un anno di grande attenzione ai temi del lavoro, a partire dalla sua qualità e dalla quantità, perché questi sono quelli che rappresentano lo stato di salute del nostro paese. E ahimè, detto questo, però mi pare che la politica oggi ci consegni, e guardo la legge di bilancio, ma guardo anche la bozza del PNR, ci consegni un'attenzione che io giudico assolutamente insufficiente. Non troviamo, per esempio, elementi importanti che mirano a far crescere l'occupazione, a contrastare la precarietà, a rimettere al centro come si deve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La scelta di condizionare investimenti e incentivi per una nuova e buona occupazione sono cose che non vediamo dentro questi due provvedimenti di legge. Mentre siamo convinti che scelte che muovono in questa direzione potrebbero davvero rimettere al centro l'attenzione importante verso un lavoro che sia buono. Un lavoro buono e accompagnato nel frattempo anche con un intervento di protezione sociale, universale, come già è stato detto, basata su principi che possono essere solo e soltanto, a nostro giudizio, quelli della solidarietà, universalità, inclusione, equità e soprattutto semplificazione. Detto questo, e parlando di riforma quindi degli ammortizzatori sociali, alla domanda facciamo una riforma o mettiamo le toppe al 148, al 150 e al 22? Guardate, io sono molto convinto che i limiti che si sono evidenziati dalla pandemia, ma anche quelli che si determinano dal fatto che noi stiamo subendo le trasformazioni del mercato del lavoro pesante, quali la crescita della discontinuità, tanto per citarne uno, o l'incremento di molte forme di lavoro atipiche, ma così come anche la necessità, ormai condivisa da più parti, la riprendeva anche il Presidente Treu, la necessità di far sì che la politica passiva non sia più lasciata da sola sostanzialmente. Questi due elementi, il crescere della tipicità e la condizione di isolamento della politica passiva, non li troviamo nel 148 e nel 150. Da qui la necessità di pensare a una riforma che sia davvero nuova e basata su principi quali quelli che ho richiamato. Detto questo, quali devono essere i principi fondanti di questa riforma? Io sono convinto che il primo principio è che dobbiamo costruire una riforma che sostenga il lavoratore dentro e fuori il posto di lavoro, garantendogli quindi sia la condizione prima che la seconda. Non solo, deve essere una riforma che deve prevedere interventi che abbiano dei correttivi di ordine mutualistico e solidaristico, e deve essere un sistema pubblico e universale di regime assicurativo. Le misure poi dovrebbero tendere a essere uguali per tutti sostanzialmente, sia nella durata che nell'entità, e per tutte le aziende dovrebbe essere chiara la contribuzione definita in termini obbligatori. E sul recente intervento fatto sui lavoratori autonomi, io ricorderei solo il fatto che non stiamo prendendo in considerazione tutti i lavoratori autonomi, ne rimangono fuori molti che dovrebbero rientrare dentro ovviamente un regime di tutela. Ma nello specifico, ammortizzatori in costanza di rapporti di lavoro, guardate, noi abbiamo troppi strumenti, CIGO, CICS, CISOA, FIS, fondi bilaterali, casse in deroga, eccetera, sono troppi. Va superata tale molteplicità e pensare davvero all'ammortizzatore tra virgolette unico. Poi mi rendo conto che è una cosa assolutamente, diciamo, un obiettivo al quale tendere, diciamo, mettiamola così.
ma di certo vanno superate tutte le attuali rigidità. Occorre tornare ai contratti di solidarietà difensivi e rimetterli al centro, in modo particolare da dopo il 31 di marzo. Riteniamo che debba essere abolita la cassa in deroga, ma anche il FIS, detto papale papale, e che i fondi dell'articolo 26 e articolo 27 dovrebbero essere molto più compatibili con le misure di un sistema cosiddetto universale e magari occuparsi di più di funzioni, diciamo così, integrative dei fondi. Andrebbe resa strutturale la cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività e ancora aumentare la prestazione al 90%, perché l'attuale 80% ha difficoltà a reggere un impatto, diciamo così, di spesa e di tenuta sociale. Oppure, se non il 90%, potremmo almeno abolire i massimali. Va semplificato. Tempo. Bene, quanto tempo ho che chiudo prima? Un minuto. Bene, vado subito alla sostanza allora. Il 31 marzo, al 31 marzo va evitata assolutamente un'emergenza sociale, che io me la vedo lì, dalla mattina alla sera me la immagino. Per evitare ciò, dico alla ministra Cataldo, che è necessario prorogare il blocco dei licenziamenti abbinandolo a un analogo allungamento della possibilità di ricorso generalizzato agli ammortizzatori Covid. Uno. Non solo, bisogna definire un vincolo, tra virgolette, contrattuale, ma soprattutto politico, perché ci porti a rendere obbligatorio l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali prima di far scattare interventi che possono dichiarare esuberi. Ribadisco, l'ho detto prima, centrale, ho quasi finito, veramente poco, centrale diventa il ricorso al contratto di solidarietà difensivo. Chi non potrà godere di questi allungamenti e dovrà ricorrere ad ammortizzatori ordinari, bisogna garantirgli, ministro, l'azzeramento del contatore, assolutamente. Bisogna che la condizionalità di accesso sia aperta a tutti. Occorre allungare la naspira disco a 36 mesi e per tutti quelli a partire dal 31 marzo. Il decalage della naspi va tolto almeno per il primo anno e in più, la dico così e chiudo davvero, noi ministri ci dovremmo vedere il 15, c'è la necessità di aprire un tavolo di confronto, il 15 lo apriamo, ma facciamo in modo che quel tavolo diventi un tavolo permanente, perché dobbiamo fare assolutamente presto. Grazie, grazie. Vedete la difficoltà di stare nei tempi, non si può fare l'elenco di tutto quello che vorremmo. Capisco che il ministro è che ascolta, quindi è importante dire la nostra. Qui io ho altri interventi che rappresentano anche le varie associazioni attive nel PNEL, quindi chiederei di, adesso c'è la CISL ad esempio, ma qui ho due interventi, vedete, o ne fate metà a testa o ne fate uno solo, Ricciardi e Bianco, prego, altrimenti sforiamo i tempi. Chi comincia? Ricciardi? Prego. Presidente, mi sente? Certo. Allora, io ringrazio sentitamente il presidente Treu e gli altri consiglieri e gli altri esperti che hanno lavorato al rapporto. Il tempo è poco, toccherò quindi pochissimi temi. Ce lo ricordava Scarpetta dell'Ocse, non è ancora il momento di interrompere gli interventi di emergenza. In ragione della gravità della crisi economica e sociale, invochiamo ancora una proroga del blocco dei licenziamenti, con un no a soluzioni selettive. Questo è il momento della massima coesione. All'estensione del blocco va affiancata la continuità della cassa integrazione e delle indennità Covid. Questo per quanto riguarda la normativa di emergenza. Credo che però bisogna fare un ragionamento che vada oltre l'emergenza e occuparci delle misure a regime. Senza un investimento immediato e prospettico, ce lo diceva Scarpetta, lo ricordava il presidente Treu, su misure di politica attiva del lavoro, le centinaia di migliaia di persone oggi in cassa integrazione si trasformeranno in una massa di disoccupati senza prospettiva. Allora, io ho appena sollecitato la proroga della cassa Covid, che non è solo misura assistenziale, la cassa integrazione ha anche un ruolo a sostegno della domanda interna, un ruolo economico, ma la visione degli ammortizzatori sociali come strumento passivo è da sempre favorita dalla mancanza di un effettivo collegamento con le politiche attive.
E se le politiche attive rappresentano un fronte strategico, i 500 milioni in legge di bilancio sono davvero insufficienti. Vanno aumentate le dotazioni, orientate su programmi che affianchino la tutela sul posto di lavoro, la tutela nel mercato del lavoro. Non deve restare uno slogan, è questo il momento di compiere questa scelta. Siamo convinti che le politiche attive, in particolare per chi fruisce di ammortizzatori sociali, debbano diventare un vero e proprio diritto-dovere, lo dico in questo modo, e l'assegno di ricollocazione dovrebbe diventare obbligatorio. Quest'ultimo strumento in legge di bilancio è stato ripristinato, come da noi chiesto, per i percettori di NASPI, per essere riassorbito nel corso del 2021 dal nuovo programma GOL. Ben venga un programma più ampio che riassorba l'assegno di ricollocazione, non ci affezioniamo agli strumenti. Miglioriamoli, sostituiamoli, ma nel frattempo usiamo quelli che già ci sono, evitando dispersione di risorse e ulteriori ritardi. E soprattutto potenziamo le strutture che devono dare attuazione a questi strumenti. Le 11.600 assunzioni per potenziare i centri per l'impiego, ebbene facciamole in tempi brevi e realizziamo i percorsi formativi per i nuovi operatori. È una scelta improcrastinabile. Aggiungere strumenti o correggere quelli esistenti non servirà molto senza operatori per farli funzionare. Sugli ammortizzatori sociali a regime occorre lavorare ad un potenziamento e i criteri devono essere l'universalità, la solidarietà, il mutualismo, la semplificazione di procedure. Qui mi discosto da quello che ha appena detto Corrado Baracchetti poco fa. Per noi questo non significa smantellare un sistema diversificato e articolato che risponde alle specificità dei diversi settori produttivi e le diverse dimensioni aziendali. Noi dobbiamo estendere le tutele a chi è escluso, non rifare ogni volta da capo e rischiare di perdere altri mesi. Io per questo non amo parlare di riforma, di potenziamento ed ampliamento. Quel che serve è un ammortizzatore per tutti, non un ammortizzatore unico. Io cito Ormanno Corrieri, fare parti uguali fra diseguali non assicura certo equità. Noi sappiamo le categorie da sempre scoperte dall'attuale sistema, sono i lavoratori a partita IVA, lo ricordava Scarpetta, lo sottolineava anche Treu, e sono i dipendenti dalle microimprese, quelle con meno di 6 addetti. Allora, queste sono le due emergenze. Noi dobbiamo tirare nel sistema queste due categorie. Abbiamo molto, e sottolineo molto, apprezzato il nuovo ammortizzatore per le partite IVA, una richiesta che la CISL poneva da anni, mutuata da una proposta nata proprio qui a CNEL, lo ricordava il presidente Treu, e che la ministra del Lavoro, va riconosciuto, ha fortemente voluto. Ora occorre colmare l'altra lacuna, appunto le aziende sotto i 6 addetti, le microimprese. Serve anche un consolidamento di NASPI e DISCOL su durata, decalage, si tratta più di calibrare meglio questi strumenti in modo che tutelino maggiormente i lavoratori con rapporti frammentari che non di estenderli a categorie escluse, perché insomma la NASPI non ha esclusioni di categorie. Quindi attenzione a non rifare ogni volta da capo, a cercare di avere proposte concrete per tutelare chi è scoperto. L'ultimo tema, il lavoro agile, inizierei dicendo non chiamatelo smart working. Lo smart working è tutta un'altra cosa, è evidente che quello che è stato utilizzato in questi mesi è stato un telelavoro continuativo e forzato all'interno delle nostre case. Ciò ha accentuato diverse criticità, ma sarebbe ingeneroso e non utile valutare lo smart working per come ha funzionato in questi mesi. Se riuscissimo ad espandere lo smart working, quello vero, a livelli considerevoli, i vantaggi sarebbero formidabili. È una di quelle rare soluzioni win-win, offre grandi benefici ai lavoratori, all'impresa, alla comunità. Invece vedo molto forte in questi mesi, l'ho visto, il rischio di sottolineare le criticità piuttosto che le potenzialità, e quindi il rischio di considerarlo solo una fugace necessità durante l'emergenza, anziché una grandissima opportunità da rendere strutturale. Per i lavoratori i vantaggi sono talmente forti da segnare un vero e proprio cambio di paradigma. Ne cito solo due: l'abbattimento dei tempi e dello stress dovuti agli spostamenti, pensiamo ai pendolari, agli spostamenti nelle grandi città, cosa che di per sé porterebbe di fatto alla riduzione di orario a parità di salario, se ci pensiamo bene, e quello della conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro. È la prima volta che uno strumento di conciliazione piace anche agli uomini ed è utilizzato alla pari da lavoratori e lavoratrici, al contrario del part-time o dei congedi, per i quali abbiamo avuto il vecchio problema, che erano utilizzati solo dalle donne, si sono spesso trasformati da opportunità in trappole. Questo, un attimo, ancora un minuto?
Esaurito il tempo. Proprio un minuto. Per questo lo smart working è in grado di modificare profondamente la condivisione del lavoro di cura all'interno delle famiglie, che è il vero nodo. Questo è qualcosa di dirimente sul terreno delle pari opportunità, che non mi pare ancora metabolizzato e che nel tempo può accrescere di molto l'occupazione femminile e quindi il PIL, cito ancora il presidente Treu che parlava giustamente, di riattivare queste energie inespresse. Avrei ancora molte cose, ma cerchiamo di rispettare i tempi. Grazie. Le avete scritte le cose, quindi tutti dovranno leggerle. Grazie. Grazie. Adesso la UIL, credo sia Paolo Carcassi. Prego. Io darò le priorità, le richieste che rappresentano le associazioni attive nel CNEL, poi se c'è qualcuno in più lo mettiamo alla fine, dipende dalla vostra capacità di autocontenimento. Carcassi c'è o no? Sì, lo vedo. Bene, Paolo. Ci sono, detto? Sì? Prego. Mi senti, Presidente? Sì, sì. Bene, prego. Va bene, tento di non ripetere le cose dette dai colleghi che in qualche modo sono contenute all'interno dei documenti. Solo qualche considerazione di carattere generale. Stiamo vivendo probabilmente il periodo più grave da 75 anni a questa parte. La sensazione forte è che non ne possiamo uscire ritornando come eravamo, perché ritornando come eravamo ritorneremmo ad una situazione che è una situazione negativa. Primo elemento, prima la vita, quindi tutte le risorse possibili, compreso il MES, per tentare di uscire da questo momento che è ancora un momento in corsa, non l'abbiamo passato, non è dietro le nostre spalle, ci siamo ancora dentro, quindi attenzione alla salute, compresa quella sul lavoro. Badate, in questo momento noi abbiamo una incidenza di morti sul lavoro e di incidenti sul lavoro che sta crescendo in modo esponenziale. Quindi il primo elemento, primum vivere. Quindi il primo elemento è l'elemento della tutela della salute. E poi far ripartire l'economia con una visione strategica, non come interventi a tampone, come tutti quelli che sono stati fatti in questo momento. Vi ricordate anche dai colleghi il ragionamento che è stato fatto sul bilancio, che ci è sembrato pieno di atti scollegati e unilaterali e non sotto una visione che sia una visione complessiva. Abbiamo risorse straordinarie che ci consentono di poter affrontare i dati tragici che sono stati dati, ma occorre collegarle, come diceva il Presidente, ad un ragionamento ambizioso sul piano del lavoro, anzitutto per mitigare le conseguenze. Quindi anch'io soltanto per dire che il 31 di marzo devono proseguire sia tutti gli interventi di natura di blocco dei licenziamenti che quelli di ammortizzatori sociali, e poi mettere in piedi in questo periodo che avremo di fronte un progetto di riforma basata sul principio generalistico e contributivo e che sia solo in parte collegato alla fiscalità, soprattutto a fronte dei 12 milioni di persone che in questo momento sono in situazione di difficoltà, mettere in piedi politiche attive del lavoro attraverso il potenziamento di ANPAL e dei centri dell'impiego, dando soluzioni ai navigator che non possono essere uno scarto di una misura che in qualche maniera si tenta di cambiare, dando grande impulso alla formazione, un piano nazionale sulla formazione, coinvolgendo i fondi interprofessionali a cui sono in questo momento iscritti 10 milioni di lavoratori dipendenti, e quindi dando potenzialità e crescita a questi fondi che sono gestiti alle parti sociali. Questo è l'altro elemento che secondo me va sottolineato. Valorizzare il ruolo delle parti sociali, perché le parti sociali sono quelle che hanno consentito di affrontare la pandemia.
quando viene detto che sul recovery fund, che sulle nuove competenze bisogna andare a soluzioni che non prevedano il rapporto fra le parti, mi sembra non si tenga conto del ruolo che hanno avuto i sindacati nel gestire questo elemento, che hanno dato, hanno affrontato la pandemia, ma hanno anche riorganizzato complessivamente il lavoro all'interno delle aziende negli accordi che sono stati fatti e che sono contenuti all'interno del quarto capitolo del rapporto. Bisogna proseguire su questa strada. Si parlava di riduzione del reddito, bisogna rinnovare i contratti. Ci sono 10 milioni di persone che in questo momento in questo paese sono senza contratto collettivo nazionale di lavoro o stanno aspettando che il contratto venga rifatto. E il contratto è la risposta al salario minimo. Lo dice anche la direttiva europea. È il contratto ed è l'applicazione del contratto fatto dalle parti e con attenzione agli elementi propri della nostra realtà, che è assolutamente importante. Se si utilizza il ruolo delle parti così come è stato fino a questo momento, probabilmente si fanno delle soluzioni positive. Se si pensa di coinvolgerle soltanto informandole di quello che è stato fatto, come è successo in quest'ultimo momento, quello che può essere una luce in questo buio che è dato dalle parti rischia di piombare anche essa nella oscurità. Concludi? Eccolo, fatto. Grazie, bravissimo. Ora c'è Gianna Fracassi, vicepresidente del CNEL, e poi Albini. Prego Gianna. Ci sei? Sì. Buongiorno. 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 I limiti vanno anche per te, mi spiace. Prego. Un saluto al dottor Scarpetta e al ministro Catalfo e un ringraziamento per partecipare ai lavori del Consiglio, dell'Assemblea di questa mattina. No, io sarò brevissima perché Tiziano Treu ha fatto una lunga disquisizione molto dettagliata anche di quello che è il rapporto del mercato del lavoro. Io ci tengo a sottolineare alcune cose. Io penso che dobbiamo provare in questa fase così difficile per il nostro paese a coniugare i temi della protezione e della tutela del lavoro con la prospettiva. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo bisogno di fare due cose. Sarò molto rapida, quindi proprio perché voglio lasciare spazio al dibattito. Abbiamo necessità di continuare a proteggere e a tutelare il lavoro. Io credo che anche dalle cose che ho ascoltato dal dottor Scarpetta questo tema continua a porsi e continuerà a porsi in una fase in cui noi sappiamo molto bene la pandemia continua a battere e gli effetti sul versante economico e sociale riescano ad essere drammatici. Quindi da questo punto di vista lo schema che abbiamo usato, dico abbiamo perché il confronto che c'è stato è stato un confronto importante sul versante della tutela della protezione con le parti economiche e sociali, che deve continuare, ma poi dirò una cosa. Quindi continuare quel confronto, continuare a proteggere il lavoro per quanto ci riguarda è un tema sicuramente da affrontare adesso. Due, c'è necessità, veniva ricordato, di mettere in campo però anche gli strumenti che ci vengono consegnati dagli effetti della pandemia. Il tema della riforma degli ammortizzatori, le politiche attive e aggiungo un sistema di formazione e riqualificazione, perché se vogliamo tenere insieme la sfida di prospettiva, ma nello stesso tempo cogliere anche quelle che sono le emergenze, il tema della qualificazione, della formazione, un sistema di formazione permanente, continua, strutturato è fondamentale. Però aggiungo, questo quadro sarebbe un quadro, io su questo avrei messo un punto in più, dottor Scarpetta, nelle slide. Questo quadro non si tiene se
a fianco della protezione e della tutela non si mettono in campo investimenti molto forti per la creazione di lavoro. Noi abbiamo una sfida, lo sappiamo tutti, che è quella del Recovery Fund, ma non solo quella del Recovery Fund, anzi di Next Generation, chiamiamolo col suo nome. Abbiamo la sfida nei prossimi mesi di creare decine, io aggiungo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Altrimenti noi, con la tutela, con la protezione, svolgeremo solo una parte degli obiettivi e delle sfide che questa pandemia ci pone. Questo significa investimenti pubblici, a partire dal 2020, e da questo punto di vista la legge di bilancio non ci consegna tanti strumenti. Per questo è necessario rafforzare, accelerare gli investimenti europei, proprio perché c'è bisogno di dare un segnale molto forte, subito. Aggiungo che su questo versante il segnale molto forte se lo aspettano sicuramente giovani e donne. Noi non raggiungeremo gli obiettivi che anche l'Europa ci impone rispetto all'occupazione femminile, rispetto all'occupazione in generale, se non mettiamo in campo e strutturiamo delle politiche di creazione di lavoro che parlino a queste categorie. Noi lo abbiamo detto come CNEL, lo voglio ricordare, abbiamo anche fatto una proposta sui temi della condivisione, sui temi dell'occupazione femminile, perché pensiamo che oggi questa sia non soltanto la sfida e la possibilità per le donne di questo paese di, come dire, rafforzare la propria condizione, ma soprattutto sia la sfida dell'intero paese, perché quegli obiettivi, quel 73% di cui anche il governo ha indicato, non lo si raggiunge se non si mettono in campo dei forti investimenti nei settori tradizionalmente più impegnati dall'occupazione femminile. E aggiungo, in questo quadro non possiamo sottacere il fatto, veniva ricordato il dato sulle ore lavorate. Voglio dire che noi avevamo un problema di rapporto ore lavorate occupati anche nella fase precedente la pandemia. E questo tema ci richiama in maniera molto forte sia da un lato la precarizzazione, dall'altro la fortissima incidenza del part-time, soprattutto involontario, soprattutto per le donne. E quindi anche che tipo di qualità del lavoro accompagniamo alla qualità dello sviluppo. Non la posso fare lunga, chiudo soltanto dicendo una cosa. Noi abbiamo svolto, e dico tutti i soggetti che sono rappresentati al CNEL, un ruolo importante, credo, di grande responsabilità nella fase della pandemia. Io ricordo il metodo che abbiamo usato. Abbiamo messo di fronte anche alle singole, alle individualità delle nostre organizzazioni, un interesse collettivo, che nei mesi scorsi era la salute, la sicurezza e la protezione del lavoro. Ecco, io penso, ricollegandomi un po' anche all'ultimo intervento, che questo metodo debba essere ripristinato. Non ce la si fa se non si coinvolgono le parti economiche e sociali, non soltanto nella definizione degli obiettivi del Next Generation, ma nella partita difficile che il nostro paese ha nei prossimi mesi e forse anche nei prossimi anni. Questo, lo strumento della partecipazione, lo strumento della condivisione degli obiettivi, è uno strumento che rafforza il progetto paese, che credo tutti noi auspichiamo venga messo in campo il prima possibile. Grazie. Grazie Gian, anche per questa sottolineatura del nostro ruolo e di quello che abbiamo cercato di fare. Pierangelo Albini e poi Paola Vacchina. Prego Albini. Confindustria, naturalmente, ben noto. Ci sei? Ecco, prego. Buongiorno a tutti, buongiorno signor Ministro. Voglio anch'io aggiungermi nei ringraziamenti per chi ha curato questa ricerca e naturalmente anche per i contributi di questa mattina che ci aiutano a riflettere su molti dei temi che abbiamo davanti. Io penso che questo sia un momento in cui, e terrò su questa linea il mio intervento, in cui bisogna riflettere sulle linee del cambiamento e cogliere dalle indicazioni che vengono da questa vicenda della pandemia alcune indicazioni che sono utili
io ritengo in certi casi addirittura necessarie per correggere un po' le nostre policy verso il mercato del lavoro. Vedo almeno cinque linee che sono fondamentali e che vanno valorizzate, che sono, diciamo, comune al processo europeo, e una che è invece una preoccupazione tutta nostra. La prima considerazione che faccio è che questa pandemia ci dà una dimensione per affrontare il tema, cioè ci dà un perimetro del mercato del lavoro che deve guardare all'Europa, perché non c'è dubbio che anche questa vicenda del PNR e le ragioni che abbiamo già anche illustrato prima ci mettono nella condizione di ragionare con questo orizzonte spaziale. Poi ci sono dei processi di trasformazione dei modelli di business che sono assolutamente da tenere sotto controllo, lo dicevano anche i colleghi del sindacato. Alcune riflessioni che abbiamo fatto durante il primo periodo della pandemia rispetto ai modelli di organizzazione, le vicende del reshoring, sono tutti temi che ci importano a dire che non si può ragionare di mercato del lavoro senza avere anche una politica economica, una politica industriale che le sorregga, che le collochi dentro un quadro preciso. Il terzo elemento, come dire, quasi a completare questo ragionamento, è quello dei processi di terziarizzazione del nostro mercato del lavoro, che è un mercato del lavoro che ha costruito, diciamo così, le sue forze e anche le sue strutture protettive di welfare sulla manifattura. Cioè la manifattura è rimane la spina dorsale del nostro mercato del lavoro. E questo processo di terziarizzazione, quando ragioniamo di mercato del lavoro, non possiamo ignorarlo. Poi c'è la quarta grande provocazione di questo periodo, che sicuramente anche il lavoro da remoto ha accelerato. Ci sono dei processi di trasformazione nella composizione del lavoro fra subordinazione e autonomia che hanno una rilevanza straordinaria. Non per niente anche il rapporto quest'anno dedica un focus a dentro questa dicotomia che è sempre meno evidente, che si sposta sempre più verso il lavoro autonomo, verso la parasubordinazione, verso mondi che in qualche modo dobbiamo attrezzarci anche a regolare, a non subire, ma in qualche modo anche a guidare dentro il cambiamento. Poi c'è il quinto elemento, che secondo me è un elemento su cui dobbiamo riflettere. Le tecnologie aprono, diciamo così, un altro spazio di lavoro, un altro mondo di lavoro, per il quale non tutti potranno accedere. Non tutti potranno accedere perché qui è un sapere digitale, è una competenza digitale, c'è un tema di conoscenze delle tecnologie, delle digitalizzazioni, di trasformazioni dell'intera nostra economia, del mondo della produzione, che non possiamo sottovalutare come quadro di cornice. E poi c'è il sesto elemento, che io considero invece una preoccupazione che noi dobbiamo assolutamente avere. Noi stiamo parlando di un paese che ha il mercato del lavoro in cui il problema del calo demografico è l'elemento più preoccupante col quale dobbiamo fare i conti. Non è solo un problema naturalmente dell'economia, è un problema della società, del modello di sviluppo che abbiamo in mente, dell'idea con cui noi poi vogliamo andare a costruire un sistema di protezione sociale che deve naturalmente trovare nei giovani, nel lavoro dei giovani, nel futuro dei giovani, come dire, il suo elemento di forza. Ora io individuo questi sei punti come elementi sui quali qualunque tipo di intervento che si deve progettare, ancorché con una certa qual gradualità nel tempo, deve fare i conti. Perché, e qui passo alle ultime considerazioni veloci, se io dovessi, come dire, quasi parafrasare, no, la titolazione che hanno fatto i giornali circa l'intervento e il giudizio della Banca d'Italia sul nostro sistema fiscale, ecco, io dovrei dire che il nostro mercato del lavoro è abbastanza ingiusto ed è anche abbastanza inefficace. Quindi noi dobbiamo in qualche modo intervenire, no? Perché sappiamo bene da sempre quali sono le criticità del nostro mercato del lavoro.
Intanto c'è la prima grande considerazione che va fatta. Noi siamo abituati a immaginare la protezione nel mercato del lavoro e non del mercato del lavoro. Noi proteggiamo le persone che sono arrivate a trovare un'occupazione, che sono entrate nel mondo del lavoro. Ci preoccupiamo molto poco di quello che è l'anticamera. Non solo abbiamo un sistema del collocamento pubblico e privato che di fatto non premia il merito, ma in qualche modo favorisce l'ingresso nel mercato del lavoro con logiche che non sono certamente quella delle selezioni dei migliori. Ma abbiamo problemi di orientamento, abbiamo problemi di mismatch, abbiamo il problema di cominciare a interrogarci su quello che dovrà essere la scuola del futuro per preparare le persone ad entrare nel mondo del lavoro, perché se noi non consideriamo anche le operazioni che devono essere fatte nell'anticamera, quindi la costruzione di un sistema educativo che supporti l'idea di sviluppo che ha il paese, e poi se no possiamo solo occuparci di emergenza e vivremo sempre perennemente in emergenza, perché questi grandi temi sono temi che noi ci trasciniamo da tempo, e se io mi domando non affrontiamo neanche in questa stagione, dove di fatto abbiamo anche grandi risorse, grandi opportunità per progettare un futuro diverso, io credo che perdiamo una grande occasione. La seconda questione che pongo. Tempo. Dobbiamo, chiudo rapidissimamente, dobbiamo veramente spostare l'equilibrio dalle politiche passive alle politiche attive. Questo è un tema fondamentale. Hanno già detto le persone che mi hanno preceduto, il tema della formazione è assolutamente centrale. Abbiamo un problema di regolazione qui del mercato del lavoro. E questo è un grandissimo tema. Poi abbiamo, come dire, il tema più generale di quello che sta intorno al mercato del lavoro, che è il riequilibrio del nostro sistema di welfare. Qui abbiamo tre grandi questioni: previdenza e assistenza, fiscalità e contribuzione, e il tema universalità e unicità delle tutele. Cioè anche nel riprogettare, come dire, gli strumenti dagli ammortizzatori sociali agli strumenti che poi stanno prima e dopo la parentesi del lavoro, noi un po' d'ordine dal punto di vista di questi grandi pilastri dobbiamo metterli, perché questa è una fase in cui occorre progettare un nuovo equilibrio nella regolazione del mercato del lavoro. Grazie. Bene, grazie. Sintesi, anche se come sempre i tempi sono costretti. Ora c'è Paola Vacchina e poi Lazzarelli. Paola Vacchina, nota esponente del terzo settore, esperta di formazione. Prego Paola. Buongiorno, spero che mi sentiate. Tutto ok? Mi sentite? Finisco il giro. Sì, procedi. Forza. Non perdiamo tempo. Scusa, buongiorno Presidente. Buongiorno Ministro, io vorrei sottolineare alcune attenzioni importanti che abbiamo tenuto in questo, direi, molto ampio, in questo approfondito e articolato rapporto sul mercato del lavoro. Innanzitutto le attenzioni che abbiamo prestato alla condizione nel mercato del lavoro, sul lavoro delle categorie più fragili. Sono già stati citati sicuramente i giovani, le donne, i lavoratori a basso livello di salario, e spesso questo coincide anche con un basso livello di tutele, e vorrei aggiungere con un basso livello di competenze. Questa è una delle povertà più importanti nel mercato del lavoro. Naturalmente abbiamo prestato attenzione anche ai lavoratori immigrati e anche ai lavoratori disabili, mi piace sottolinearlo. Abbiamo valutato e studiato sotto tanti punti di vista l'impatto del Covid sul mercato del lavoro italiano, già appunto tanto disequilibrato e con tante difficoltà prima dell'emergenza sanitaria. E in particolare abbiamo prestato attenzione alle misure di protezione, già stato detto, che sono state messe in campo e che devono continuare ad essere attuate. Ma abbiamo anche dato molta attenzione alla necessità di passare anche ad una prospettiva di promozione, quindi la tutela, la protezione, ma anche la promozione, l'hanno già detto anche alcune altre colleghe e colleghi consiglieri, la promozione, il rilancio del lavoro e dello sviluppo. Non soltanto, credo, ci siamo detti e abbiamo scritto con incentivi,
ma anche con investimenti sulle politiche attive, del lavoro, sui servizi, in particolare sulla formazione professionale, che in Italia si chiama nel segmento iniziale ordinamentale istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni. Lo sottolineo perché ci arriverò brevissimamente in conclusione. IFP, istruzione e formazione tecnica superiore e anche istruzione tecnica superiore, gli ITS, quella filiera importante che non va mai dimenticata, ma anche la formazione dei giovani NEET, cioè di tutto quel segmento, più di 2 milioni oggi di giovani italiani che sono fuori dai percorsi ordinamentali, fuori dall'età insomma della scuola e dell'università ordinariamente. La formazione degli adulti, l'upskilling, il reskilling degli adulti, quelli occupati, ma non solo quelli occupati. Pensiamo anche appunto ai tanti lavoratori che sono fuori da un contratto di lavoro subordinato. A monte di tutto questo, credo che però nel nostro percorso, nel nostro rapporto, abbiamo sottolineato una grande altra attenzione, che è quella di natura istituzionale. E mi permetto di dirlo così, credo che abbiamo indirettamente lanciato un forte appello per quella leale collaborazione di cui parla la Costituzione italiana tra lo Stato e le regioni, nello sforzo immane che dobbiamo fare in questi prossimi mesi, in questi anni, appunto per proteggere e promuovere e ripartire, rilanciare. In particolare, questo è evidente in tanti ambiti, pensiamo alla sanità, ma anche nel nostro ambito, l'ambito del lavoro, delle politiche attive del lavoro e della formazione, è fondamentale portare a regime, mettere a regime, perfezionare, rafforzare questa leale collaborazione, questa interlocuzione istituzionale tra lo Stato e le regioni. In particolare penso proprio rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni, che vanno in qualche caso, ma direi che non è questo l'essenziale, magari anche precisati, rafforzati a livello normativo, soprattutto vanno adeguatamente finanziati i livelli essenziali della prestazioni per la formazione professionale, per le politiche attive. Vanno attuati e va controllata la loro attuazione, in modo che la garanzia anche delle istituzioni centrali dello Stato sia quella di rendere esigibili da parte di tutti i cittadini i diritti appunto alla formazione e ai servizi per il lavoro. Vanno sicuramente, e chiudo, valorizzate, rilanciate, diffuse le policy, i servizi, gli strumenti messi in atto da quelle regioni, e sono diverse, sono tante, che in questi anni hanno raggiunto risultati molto significativi, molto importanti. Vanno sostenute e incalzate quelle realtà che ancora in tanti aspetti fanno fatica. Ecco, va sicuramente garantito un coordinamento rispetto al quale le forze sociali e il CNEL credo dimostrino anche ancora con questo rapporto del lavoro sul mercato del lavoro di essere assolutamente non solo in grado ma anche desiderosi di portare il proprio contributo. Nel CNEL questo già avviene, c'è un dialogo, un confronto e poi un'interlocuzione con le istituzioni. Direi fondamentale, lavoriamo ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni per quanto riguarda le politiche attive del lavoro e la formazione. Grazie. Grazie. Allora, io ho ancora 3-4 interventi, ma poi immagino che se la Ministra riesce a rimanere con noi fino alle 13, le diamo la parola fra un po'. Grazie. Allora, Lazzarelli di Confcommercio e poi De Carli di CNA. Prego, Lazzarelli. Ci sei? Eccolo. Prego. Ma non ti sentiamo, forza. Questi intervalli non devono essere troppo lunghi. Ecco. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno, grazie Ministro della sua presenza. Un po' che ci consente di fare un'anteprima dell'incontro che abbiamo programmato per venerdì prossimo. Grazie anche al direttore Scarpetta per il contributo che ha dato alla discussione di questa mattina, rispetto alla quale, alle sue slides, alle sue considerazioni, mi trovo fortemente d'accordo sulle prospettive di analisi che sono state illustrate e anche sulle soluzioni e nell'immediato e per il futuro. Sarò, come dire, non utilizzerò un perimetro così ampio come hanno fatto altri colleghi, ma mi limiterò a considerazioni riguardanti l'esistente e qualche riflessione sulla prospettiva. Riguardo all'esistente, intanto
anche quest'anno il rapporto sul mercato del lavoro ha visto la novità che già era iniziata la volta scorsa della partecipazione delle parti sociali alla sua stesura. Credo che sia una consuetudine che andrà ulteriormente consolidata, perché sta a dimostrare come l'attività che svolgiamo appunto come parti sociali debba poi anche tradursi in un'esperienza diretta in quello che è l'attività di riordino di questa attività appunto da parte del CNEL. Noi abbiamo attivamente partecipato ai capitoli 4 e 6 e vorrei soffermarmi proprio sugli aspetti che sono emersi da questi capitoli. Quest'anno è evidente che l'attività negoziale che si è svolta intorno al mercato del lavoro è stata fortemente condizionata, tale da renderli in alcuni ambiti assolutamente esclusiva proprio alla pandemia che stiamo ancora vivendo. E tuttavia questa attività ha dimostrato la vitalità delle parti sociali anche nella gestione di un problema così complesso e inaspettato, proprio relativamente a quelle che erano le dinamiche che le aziende e che i lavoratori in quel momento in termini di agibilità e di tutela richiedevano. Noi però siamo ancora assolutamente dentro la pandemia e anzi le notizie sull'annunciata possibile terza ondata ci fanno capire come non ne siamo usciti affatto, e quindi di conseguenza sarà necessario continuare ad avere l'attenzione da parte delle istituzioni, da parte del governo e del Parlamento che sono state riservate in questi mesi e di cui, nonostante i problemi che ci sono stati applicativi, i ritardi eccetera, noi plaudiamo agli interventi che sono stati fatti, ma questi interventi andranno continuati. Ora ho sentito i colleghi del sindacato che evocano la prosecuzione del blocco dei licenziamenti. Ne prendiamo atto, mi limito a dire semplicemente che questo rischia di spostare in avanti il problema per evitare un problema più grande che è quello dell'allarme sociale. È chiaro che se questo dovesse avvenire, se questa sarà la scelta politica, non possiamo che chiedere di proseguire anche nell'utilizzo, come peraltro è stato sottolineato dal direttore Scarpetta, dei provvedimenti Covid straordinari e senza costi per i periodi che saranno necessari e che sono purtroppo determinati nella loro agenda dal quotidiano relativamente all'andamento della pandemia. E quindi prosecuzione, come è stato soprattutto previsto dalla legge di bilancio fino al prossimo 31 dicembre, dei provvedimenti Covid in presenza appunto diciamo dell'allarme ancora esistente sulla pandemia e dei provvedimenti conseguenti. Provvedimenti conseguenti che portano i nostri settori a essere ancora quasi completamente fermi relativamente a determinate attività. Penso ad alcuni ambiti del commercio, penso a tutta la filiera del turismo, penso a alcune grandi aziende di servizi che pure sono condizionate da questa prosecuzione dell'emergenza. Quindi, Ministro, ecco, mi appello subito a richiedere l'attenzione che c'è stata fino ad oggi da parte del Ministero relativamente a questo aspetto e nel perdurare della pandemia. Una parola, visto che siamo in chiusura, relativamente al prospetto alla prospettiva futura. A differenza di quanto è stato detto alcuni colleghi del sindacato, io sarò anche qui molto molto chiaro, senza innamorarmi di acronimi piuttosto che di istituti. Noi siamo invece contrari alla abrogazione del fondo di integrazione salariale, per dire uno degli strumenti che è stato protagonista purtroppo in questa stagione, se questo significa la sostituzione con uno strumento di carattere unico, non universale, l'italiano poi ci aiuta anche nelle ambiguità, che comporti uguaglianza di costi, uguaglianza di causali. È ovvio che le tutele debbano essere identiche in presenza di situazioni identiche. Non possiamo pensare di sostituire quello che c'è oggi, benché sia necessaria sicuramente una razionalizzazione e una frammentazione, con un ammortizzatore unico che butti a mare un'esperienza che in soli 4 anni ha comunque dimostrato di tenere e ha consentito di accedere a oltre 5 milioni di lavoratori e a migliaia di imprese che prima non avevano un ammortizzatore. Sono, sì, ho terminato.
Quindi la nostra emergenza è questa. Sulle politiche attive andrà declinato quello che è inserito all'interno del PNR, dobbiamo comprendere come peraltro deve essere approvato ora dalle istituzioni e dal Parlamento. Grazie, mi fermo. Grazie. Adesso, dopo De Carli, di CNA, io ho ancora 3 interventi. Se siete bravi, ce la facciamo. Altrimenti, l'ultimo che arriva non alloggia bene. Prego, De Carli. Se c'è, forza, se c'è, eccolo, prego. Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Ministro, buongiorno Presidente, buongiorno Dottor Scarpetta, un brevissimo saluto agli esperti del CNEL e ai colleghi delle parti sociali con cui abbiamo lavorato portando un contributo al rapporto del lavoro. Ma sì, insomma, sicuramente la fase emergenziale che abbiamo affrontato correttamente, ci siamo un po' tutti quanti concentrati su quello che era la necessità primaria, ovvero salvaguardare la salute prima di tutto, ma poi ovviamente le imprese e i lavoratori. Ora che la fase più acuta della crisi sembra essere stata superata, e anche grazie alle notizie sul vaccino sembra più vicina alla fine del tunnel, occorre, a nostro modo di vedere, un cambio di passo, un cambio di prospettiva. Bisogna passare, diciamo, dalla fase del sostegno a quella del rilancio. Ecco, l'occupazione nel periodo di crisi, come abbiamo anche visto dal rapporto, si è rilevata piuttosto stabile, anche in ragione dei divieti di licenziamento, e purtroppo però tutte le rilevazioni ci dicono che la disoccupazione è destinata a crescere notevolmente nei prossimi mesi, con il venir meno degli ammortizzatori sociali e del divieto di recesso, che io immagino non potranno essere prorogati in eterno. Ecco, mi permetto di ricordare che il nostro paese si caratterizzava per dei tassi di disoccupazione elevati anche prima, diciamo, dell'arrivo del Covid, ma che non potranno che rischiare di incrementarsi ulteriormente. Ecco, difficilmente il progressivo superamento della fase di emergenza riusciremo a conseguire un recupero dei livelli occupazionali, stante la fragilità del tessuto produttivo dopo le difficoltà di quest'anno. Per carità, fragilità non soltanto del nostro paese, come ha prima evidenziato il dottor Scarpetta. Ecco, in questa mia brevissima riflessione non intendo ovviamente assolutamente negare l'importanza fondamentale delle misure messe in atto dal governo. Accanto a queste però è necessario definire, e così come hanno anche evidenziato i colleghi che mi hanno prima preceduto, un disegno organico per l'uscita dall'emergenza attraverso una riforma generale, io penso, del mercato del lavoro, attraverso una maggiore delega all'autonomia delle parti sociali, attraverso la contrattazione, di iniziare a ragionare su una riforma non delle politiche passive, con un inevitabile innalzamento di costi per le aziende che sono in grado di sostenere, quanto invece ad una riforma proprio delle politiche attive. Anche perché prendere a riferimento il periodo di crisi appena affrontato come paradigma per un eventuale riferimento per la riforma degli ammortizzatori sociali, secondo me sarebbe un errore da evitare. L'esperienza degli ultimi mesi non è rappresentativa dell'effettiva necessità delle imprese e del normale funzionamento degli strumenti di sostegno al reddito. Gli strumenti a reddito ci sono, vanno sicuramente rafforzati, ne va ampliata la portata di alcuni, sì certo, ma mantenendo le specificità settoriali. La vera sfida del futuro è dunque quella di una maggiore incisività delle normative sul mercato del lavoro, attraverso gli accordi, attraverso i contratti, ed una riforma condivisa delle politiche attive. Un potenziamento dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro, ovvero di tutti quanti quei sistemi che mettono in collegamento domanda e offerta di lavoro, anche perché qualora si dovesse manifestare, come tutti quanti noi ci auguriamo, anche una creazione di nuovi posti di lavoro, noi corriamo il rischio di un disallineamento tra le figure oggi presenti in azienda e quelle che un mercato del lavoro domani richiederà. Ecco, quindi un nuovo mercato del lavoro ha bisogno di politiche di accompagnamento, ed in questo le politiche attive credo che siano uno strumento fondamentale. Grazie Presidente, penso di essere stato nei tempi. Buon lavoro a tutti.
non solo per quello che hai detto, ma anche per i tempi. Allora, Gaetano Stella, il mondo del lavoro autonomo, prego. Tu sei noto anche per la tua concisione. Prego. Ce la fai? Se c'è tanto poco. Ma vediamo. Ah, ecco. Forza Stella. Eccomi qua. Mi raccomando. Sì. Perché si era staccato, si è staccato proprio nel momento. Mi sentite? Sì, sì. Allora, come ha anticipato prima il presidente Traeu, per la prima volta c'è un capitolo dedicato al lavoro autonomo che rappresenta una modalità importante del lavoro in Italia. E diciamo che è un po' un coronamento di un percorso che CNEL ha portato avanti fin dall'inizio della sua legislatura, quando ha visto la costituzione di una consulta del lavoro autonomo con rappresentanze sia di coloro che partecipano all'interno del CNEL come delegati, ma anche di soggetti esterni, in pratica tutte le anime del lavoro autonomo non ordinistico. I risultati sono stati subito concretizzati anche dal disegno della legge di bilancio del 2021, che ha previsto appunto l'ISCRO per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, quindi un risultato veramente molto importante. Altrettanto importante, qui ringrazio anche il ministro Catalfo, il fatto che poi abbia dato vita al tavolo del lavoro autonomo previsto dalla legge 81, che anche questo diciamo che è un prosieguo dell'attività. E quindi in questo caso anche i prossimi incontri sul lavoro autonomo per dare più ampie tutele a questo al lavoro autonomo non soltanto ordinistico ma anche quello dei lavoratori iscritti alle casse di previdenza è sicuramente in questa direzione. Quindi io ringrazio il ministro, ringrazio il presidente Traeu per l'opportunità di dare maggiore spazio al lavoro autonomo, che è sicuramente un settore molto importante sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Grazie. Ottimo, grazie. Ora c'è Paolo Gualacini e poi Marcucci. Spero che ce la facciamo, se la ministra ha un po' di pazienza. Proprio mentre... Hai capito? Prego. Sì, grazie Presidente Traeu, grazie, saluto anche il ministro Catalfo. Io voglio fare solo una breve considerazione su un aspetto, non ripeterò le cose già dette da tanti colleghi e amici, su un aspetto che nel rapporto rappresenta un capitolo, cioè le misure di contrasto alla povertà per la crisi sanitaria, il contrasto, la lotta alla povertà. Allora, intanto un punto di cui dobbiamo essere coscienti tutti quanti, che la pandemia non è stata una livella, non è che ha livellato i rapporti, ha creato un aumento delle disuguaglianze. I ricchi sono diventati sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, non solo quantitativamente, ma anche, come dire, si è aumentata la platea dei poveri. Abbiamo visto le statistiche ultime che ci dicono che per i primi 500 ricchi al mondo la loro ricchezza si è accresciuta in quest'ultimo anno, il 2020, del 31%. Quindi le disuguaglianze sono esplose e la situazione, come è stato da tutti detto, è una situazione molto critica. E la povertà, l'emergenza povertà, di cui anche la povertà alimentare è uno dei punti che è diventato più evidenti, è un dato di fatto, cioè le ultime indagini di ActionAid che ci dice che siamo dentro la più grave crisi alimentare di sempre, e anche il Censis che ultimamente nel suo rapporto ci ha fatto dei numeri, e sostanzialmente il 2020 ci nasce in eredità altri 5 milioni di italiani in difficoltà che si aggiungono agli 8,8 milioni per un totale di più di 14 milioni di persone che sono dentro un sistema di povertà, al di là dei vari livelli di povertà. E questo colpisce particolarmente, come sappiamo, le donne e i bambini. Questa è una situazione di disastro che abbiamo già in casa, non è qualche cosa che rischia di venire, è una situazione che già c'è. E io faccio solo una considerazione. Il governo ha fatto fronte a tutti, non solo al fenomeno della povertà, ma a tutta l'emergenza, tutta la pandemia, con cospicui investimenti.
Stiamo parlando, almeno fino a poco tempo fa, erano almeno 110 miliardi di euro. Però tutti abbiamo visto le lunghe code di persone, di italiani affamati a Milano in fila per avere un pasto caldo. Le foto ci sono rimaste impresse, ma non è certo solo quello che è accaduto a Milano, perché in tutta Italia è così. Allora, com'è possibile che c'è, a fronte di tanti investimenti, di una spesa corrente così ampia, la povertà cresce ancora? Le due cose non dovrebbero mai accadere insieme. Non dovrebbero mai accadere insieme, perché la povertà cresce ancora e cresce in prospettiva sempre di più. Allora sorge una domanda sulle varie misure che sono state adottate. Io la pongo come domanda. Io non ho la risposta, però ho molti dubbi che le misure adottate siano in grado, anzi l'esperienza ci dice che non sono state in grado di contenere il fenomeno della povertà. Sono stati i soldi debito cattivo? Non lo so. Però la domanda ce la dobbiamo porre tutti quanti, perché se queste misure, che hanno inciso molto poco, non diminuiscono, ma anzi fanno crescere, non è che le misure fanno crescere, ma cresce il numero dei bisognosi, qualche problema strutturale c'è. Quindi attenzione, rivediamo tutta la vicenda, perché forse si potrebbe tentare un approccio diverso, un approccio che preveda che lo Stato aiuti chi già aiuta, non si metta a fare quello che con molta difficoltà è in grado di fare, ma aiuti tutte le reti della solidarietà sociale, del terzo settore, la Caritas, il Banco Alimentare, l'Opera San Francesco, tutti li conosciamo, perché forse queste sono quelle che, essendo più vicino alla gente, possono realmente incidere. Quindi io lascio aperta la domanda e ipotizzo un cambio di approccio. Grazie. Sì, grazie. Mi segnalo che c'è anche l'intervento di Ardi, che non avevo indicato. Cianchi, mi pare. Se siamo brevi, coraggio. Sempre contando sulla pazienza della ministra. È presente? E poi Marcucci, sì. Ardi è presente? Non vedo Abi. Intanto diamo la parola a Marcucci, invece lo vedo. Anche tu sei noto per la tua concisione. Prego. Marcucci, mi senti? Il microfono. Microfono. Mi sentite? Adesso sì. Allora, concisione. Mi do un perimetro molto ridotto perché molte cose interessanti sono state dette e poi c'è la ricerca che abbiamo fatto. Mi domando, constatando e leggendo i risultati di bilancio di aziende e così via, se non si debba riflettere su un vecchio concetto degli anni di crisi, che è quello di, era quello di distribuire il lavoro che c'è. Quindi il perimetro è l'emergenza a primavera, con o senza terza ondata. E articolo questo ragionamento sul distribuire il lavoro che c'è, auspicando ovviamente che ve ne sia di nuovo, attraverso investimenti pubblici, reshoring che è stato di nuovo richiamato, sui seguenti argomenti. Articolare il blocco dei licenziamenti, perché non è vero che dovunque c'è stata crisi, ci sono settori che conosco bene che hanno avuto un'implementazione del lavoro, ma poi basta riferirsi ai dati ad esempio dell'industria. Incentivare i passaggi diretti da azienda ad azienda e non soltanto consentire di pescare dalla cassa integrazione premiando chi assume già chi è fuori dal ciclo, ma consentendo di passare, incentivare il passaggio da aziende che vanno bene ad aziende che vanno bene, da aziende che vanno male. Ci sono territori come il Nord-Est, come il Nord Italia, nel quale c'è un eccesso di domanda, un eccesso di offerta sulla domanda. Tre, incentivare settori, quindi mirare meglio le cose che sono state fatte, delle quali diamo atto alla signora Ministro e al Governo, incentivare
quei settori che hanno alta intensità di manodopera, anche se a bassa tecnologia e anche se a basso impatto, come dire, in termini di avanzamento. I contratti di solidarietà che sono stati richiamati, la riduzione, starei per dire penalizzare il ricorso allo straordinario, premiare invece le riduzioni temporanee dell'orario di lavoro, vediamo a quali condizioni. Mi rendo conto che sto suggerendo l'usato sicuro, ma data la mia condizione anagrafica, ho già visto interventi di questo tipo organizzati in questo modo in condizioni assai meno drammatiche di quelle che molti indicatori ci dicono vivremo nei prossimi mesi. Grazie. Grazie anche per una proposta precisa, molto interessante. Si è ritrovato il rappresentante di ABI? Prego. Vittorio? È quello? Prego. Io ci sono. Ecco, adesso ci sentiamo. Salve a tutti. Allora, non rubo assolutamente tempo al Ministro perché altrimenti non dormirei questa notte, quindi farò soltanto per flash un paio di considerazioni. La prima, abbiamo lavorato molto bene al CNEL, quindi grazie al CNEL e grazie a tutti coloro che hanno partecipato. La seconda, si sa che non si finisce mai di imparare nella vita e questo 2020 ce lo dobbiamo ricordare, ne dobbiamo approfittare. Abbiamo scoperto ad esempio sul lavoro agile che è possibile lavorare anche a distanza. Alla stessa maniera abbiamo anche visto che le infrastrutture tecnologiche avanzate sono carenti, dobbiamo investire anche su questo. Il ruolo delle parti sociali, il ruolo della contrattazione collettiva. Noi abbiamo partecipato come ABI alla stesura del rapporto sul capitolo 4, contrattazione collettiva in epoca Covid, e al capitolo 6 sugli ammortizzatori sociali. Beh, ecco, è emerso su tutti i settori che in effetti la contrattazione collettiva può fare molto, ha consentito anche in epoca di lockdown una continuità operativa e per chi ha lavorato di lavorare in sicurezza, non dimentichiamolo. Per quanto concerne specificatamente il discorso sugli ammortizzatori sociali, rimando alle considerazioni che sono state espresse anche dall'ABI nel capitolo 6 e nella parte conclusiva, dico semplicemente che condividiamo, ci troviamo in linea con quanto anche detto dal direttore Scarpetta, e cioè che un'omologazione eccessiva può essere diciamo penalizzante. È preferibile avere attenzione anche specifica alle tipologie di imprese, alle tipologie di lavoratori. Due ultime considerazioni, ripeto, per non togliere spazio al Ministro, sono: uno, la bilateralità. La bilateralità può fare molto. Deve essere quindi, ci deve essere un sostegno alla bilateralità su tutti i fronti. La seconda questione è il discorso del cuneo fiscale e contributivo. È già molto elevato, attenzione a fare degli interventi che possano ulteriormente penalizzarlo, perché avremmo anche degli effetti a livello di investimento. Tornando sugli ammortizzatori, va per forza coniugato, come detto anche da altri, un discorso delle politiche passive con le politiche attive. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie. Io ho finito, anche se c'è Bianco della CISL che insiste. Se hai un minuto o due a disposizione, ma la tua organizzazione ha già parlato, quindi dimmi tu, se sei una battuta, sì, altrimenti non posso. Che cosa vediamo? Non vedo niente. Non vedo niente, quindi io do la parola ringraziandola ancora la ministra. Ah no, ecco. Dai, vedi un po' se è proprio necessario che tu dica ancora qualche cosa. Abbiamo sentito moltissime cose utili. Allora, ci siamo, non possiamo... No. Vedo che c'è qualche problema tecnico. Mentre invece la ministra è in linea, quindi la ringrazio ancora e le do la parola. Prego. Grazie per la pazienza,
grazie anche per la presenza. No, è stato, no, è molto, è stato molto importante, ci tenevo ad essere presente, a seguire tutti gli interventi. Ovviamente ringrazio il presidente Treu per farmi partecipare, avermi fatto partecipare ai lavori, seppur in forma virtuale, però comunque continuiamo ad andare avanti. Ringrazio il CNEL per il lavoro svolto, per gli spunti che sono contenuti all'interno del rapporto. E colgo l'occasione di questo incontro di oggi per un po' spiegare quali sono i possibili prossimi interventi, anche ciò che viene previsto dal Ministero del Lavoro all'interno del programma Next Generation EU. Certamente sono d'accordo con voi, la pandemia ha messo in risalto la necessità di porre in essere azioni strutturali per favorire la ripresa e accompagnare il cambiamento che c'è in atto nel mercato del lavoro. Azioni che vanno affrontate anche in un'ottica di sfida, di un mutamento che va verso gli investimenti anche sul green e sul digitale. I nuovi fabbisogni occupazionali, come abbiamo visto, sono conseguenti alla accelerazione del Covid, ma anche agli investimenti che ci saranno col programma Next Generation EU, sono stati messi in evidenza, ad esempio, anche dal bollettino 2020 di Union Camere, dal sistema informativo Excelsior e da ANPAL. E da lì si evince che vi è una difficoltà anche di incontro tra domande e offerte di lavoro, ne ha parlato anche Confindustria nel suo intervento, ne hanno parlato le parti sociali, anche a causa di una mancanza di reperimento del mercato del lavoro delle competenze idonee. E questo viene anche dal fatto di un'accelerazione che probabilmente ci sarà anche nei prossimi mesi di trasformazione. Il bollettino parla di 4 imprese su 10 di modifica dei modelli produttivi in chiave digitale o di incremento nella ricerca dei profili specializzati in ottica di economia green o di nuove competenze. E proprio in quest'ottica, proprio nell'ottica anche del programma Next Generation EU, che bisogna rafforzare, questo proposto anche dalla Commissione, promuovere la coesione sociale e territoriale, rafforzare la capacità e la resilienza in materia economica e sociale, mitigare, che è quello che avete ribadito più volte oggi voi, mitigare gli impatti sociali ed economici della crisi. Proprio nella guidance, nella guida che la Commissione ci invia, una delle sette flagship, delle sette leve, va a realizzare proprio uno di questi obiettivi, ed è l'investimento più volte citato da voi in formazione, riqualificazione, cosiddetto reskilling ed upskilling. E come sapete, il piano italiano sul Next Generation Recovery Plan e ammonta a 220 miliardi, vi sono tantissimi miliardi appostati, 46 in investimenti in digitalizzazione, 70 in sostegno all'economia green, alla transizione ecologica, eccetera, e 27 miliardi di questi sono dedicati alla coesione sociale, di cui 12,6 sono previsti per le politiche del lavoro. Quindi a che cosa servono queste risorse? Sicuramente è importante, come ribadito da tutti voi, quindi mi pare che tutti gli interventi hanno rafforzato questo, e proseguire nel rafforzamento delle politiche attive del lavoro e delle competenze dei lavoratori, che già in parte era stato intrapreso da me stessa in alcuni provvedimenti, anticipato, diciamo, in alcuni provvedimenti.
Io credo che l'acquisizione di nuove competenze e il consolidamento e l'aggiornamento di quelle che già sono in possesso facilitino sia l'ingresso nel mercato del lavoro che la permanenza del lavoratore nel mercato, oltre che accrescano la competitività delle imprese. Quindi il primo importante punto che io ho voluto inserire all'interno del Next Generation, anzi prima del Next Generation EU, il primo importante intervento che ho voluto inserire nei primi decreti, parliamo del decreto, credo se non ricordo male, il decreto rilancio, e di cui il direttore Scarpetta, che ringrazio, ha parlato nel suo intervento, nelle sue slide, è il Fondo Nuove Competenze, che è un fondo del tutto nuovo che è dedicato, che mette al centro le competenze e premia le imprese che investono in formazione del capitale umano. Abbiamo avuto una buona risposta, il fondo è attivo da 2 mesi, hanno partecipato sia piccole, piccolissime, che medie che grandi imprese, coinvolgendo già 50.000 lavoratori, quindi è un buon risultato, con 4,7 milioni di ore di formazione. La formazione verte molto sul digitale, ma c'è anche una parte di sanitario, una parte di organizzativo. Le imprese sono dei settori più variegati, quelle culturali a quelle invece che investono, che si occupano di software, a grandi imprese delle telecomunicazioni, quindi davvero variegato. E quindi questo è stato un primo passo per investire nelle competenze. Ovviamente non basta solo questo, e per questo motivo all'interno del Next Generation EU ho presentato un piano nazionale di rafforzamento delle competenze, l'ho chiamato Piano Nazionale per le Nuove Competenze, da portare avanti ovviamente con il Ministero dell'Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca, un progetto che verrà finanziato con 3 miliardi di euro, che definisca Paola Vacchina, se non ricordo male, ha parlato proprio di questo, i livelli essenziali delle prestazioni sulla base dei fabbisogni professionali dei lavoratori, sia occupati sia disoccupati. Cosa intende fare il piano? Intende rafforzare il sistema della formazione in Italia, promuovendo una rete di servizi, una rete territoriale di servizi di istruzione, di formazione e di lavoro, anche attraverso partenariati pubblico-privati, ad esempio, mettendo in atto e promuovendo le industry academy che in sinergia con le regioni, che è uno degli esempi che ci porta la Commissione europea, accrescendo i percorsi di istruzione e di formazione, fino a sviluppare un sistema permanente di formazione, quindi di lifelong learning, di reskilling e di upskilling. Tutto questo, come vi dicevo, in stretto coordinamento con le regioni, e l'obiettivo è quello di definire degli standard qualitativi per le attività formative che devono essere attivate in relazione al sistema di profilazione stabilito a livello nazionale. Inoltre, come già avete visto da alcune anticipazioni che ci sono state in legge di bilancio, verranno definiti degli standard formativi anche per beneficiari, perché abbiamo detto, voi stessi state ribadendo l'importanza di agganciare strettamente sistemi di sostegno al reddito passivi a sistemi a sistemi invece proattivi e attivi, a politiche attive del lavoro. Quindi destinando questo anche a percettori di NASPI, di DISCOL, beneficiari di reddito di cittadinanza, lavoratori che godono di strumenti di cassa straordinario in deroga, quindi parliamo della cassa per cessazione, della cassa che viene concessa alle aree di crisi complessa ed altro, e coinvolgendo
ovviamente anche in questa rete gli ITS, per il quale si fa un importante, tra l'altro, investimento all'interno del recovery plan di 1,5 miliardi di euro, i CPIA, perché ricordiamoci che ci sono, e purtroppo anche le nostre analisi lo dicono, ci sono dei nostri lavoratori italiani che non riescono, hanno difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per mancanza addirittura di competenze di base, quindi i centri per adulti diventano anche quelli una parte importante, le università, i fondi interprofessionali, i centri di formazione professionale, quindi tutti gli attori che si occupano di formazione. A questo piano, quindi di accrescimento, di rafforzamento delle competenze, aggiungiamo un piano nazionale, un pilastro importante, un investimento sulle politiche attive del lavoro con 3,1 miliardi, di cui 500 milioni già anticipati in legge di bilancio, che istituisce un programma nazionale denominato Garanzia di Occupabilità per i lavoratori, e cosiddetto GOL, come sistema di presa in carico unico dei disoccupati, delle persone anche in transizione occupazionale. Che cosa deve fare questo piano? Associare la profilazione dei servizi per il lavoro alla formazione. In questo modo rafforziamo i centri per l'impiego, ma non solo, integriamo tutto con il sistema di istruzione e formazione, e mettiamo a sistema una rete vera con le agenzie per il lavoro private. Quindi abbiamo sempre legge di bilancio all'interno di questi 500 milioni, anticipato una rivisitazione dell'assegno di ricollocazione, in modo tale che si possa prendere in carico e quindi attivare subito e accompagnare con percorsi personalizzati e di riqualificazione, di accompagnamento al lavoro, tutto, insomma, l'elenco dei lavoratori che vi ho fatto, giovani, donne, disoccupati, lavoratori occupati in cassa integrazione e percettori di NASPI e di DISCOL, è quello. Qual è l'obiettivo finale? È quello ovviamente di creare livelli essenziali delle prestazioni, rafforzare le competenze, creare una rete reale che coinvolga anche il privato attraverso dei partenariati, e quello di creare un mercato di lavoro sicuramente più competente, quindi in linea con quanto avete già descritto voi in modo efficace all'interno sia del rapporto, sia nel corso della discussione di oggi, più inclusivo, perché abbiamo necessità di renderlo più inclusivo, più sicuro, avete parlato anche di qualità del lavoro, e più trasparente. All'interno del rapporto avete, anche oggi avete sottolineato una criticità importante che riguarda la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma anche, e questo lo abbiamo rilevato anche noi attraverso i dati, un'incidenza, diciamo, negativa della pandemia sul lavoro femminile e anche su quello dei giovani. Sicuramente perché contraddistinti i giovani nel loro ingresso e fino a un certo periodo della loro vita, le donne, diciamo, per quasi tutto, per un bel po' un periodo del proprio percorso lavorativo, contraddistinto da stagionalità, da precarietà e da bassi da salari, quindi anche lì sulle donne bisogna intervenire e fare un intervento, io dico, integrato. Quindi sì agli esoneri che noi abbiamo già inserito, agli sgravi in legge di bilancio, sottolineati anche da Scarpetta, ma sicuramente sì anche a ciò che voi stessi sottolineate, cioè l'accrescimento delle competenze STEM, e quindi anche all'interno del piano dedichiamo, parlo del recovery plan, del Next Generation EU, dedichiamo un capitolo importante al rafforzamento delle discipline STEM e anche all'orientamento verso queste materie. Sicuramente va
va previsto anche un ulteriore rafforzamento delle competenze in generale, che può essere agganciato al piano per le nuove competenze. Vi è, non dimentichiamoci che il lavoro non è solo subordinato, ma è anche, ne abbiamo parlato oggi, è anche autonomo, e quindi la capacità di poter avviare un lavoro autonomo, di poter creare un'impresa anche per le donne diventa importante. Quindi all'interno del recovery vi è un'importante richiesta, un importante progetto con un finanziamento richiesto di 400 milioni sulla, per sostenere l'imprenditoria femminile. Non dimentichiamoci che però è importante anche agevolare l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro e consentire alle donne di poter mantenere il proprio percorso lavorativo, anche conciliando i tempi di vita e di lavoro. E per questo motivo vi è abbiamo un rafforzamento importante, come sapete, degli asili nido, dei servizi integrati, delle scuole dell'infanzia e delle sezioni di primavera, che è pari a 3 miliardi di euro. E a tali interventi, a mio avviso, vanno aggiunti, va aggiunto anche per contrastare quel fenomeno delle dimissioni post maternità, che spesso è dovuto alla difficoltà di conciliare i tempi di vita di lavoro, di sostenere delle spese a volte di babysitting, in quanto magari si lavora per turni e i turni non ci consentono di portare il bimbo presso l'asilo nido, in quanto l'asilo nido magari di sera è chiuso e la donna non ha la possibilità, quindi fa a volte costretta a fare una scelta, e la scelta spesso è quella di lasciare il lavoro, ce le confermano i dati, di lasciare il lavoro e di proseguirlo magari in futuro. Allora a quel punto va anche lì previsto un intervento per il primo anno di maternità di servizi dedicati, in modo tale da consentire alle donne di proseguire il proprio lavoro. Inoltre vi è un tema che voi, di cui avete parlato all'interno del rapporto, che in questo momento è anche seguito dalle commissioni parlamentari, dall'Europa, vi è una proposta di direttiva sul salario minimo, proprio sulle donne, proprio nel documento, nella proposta di direttiva, si riconosce l'istituzione del salario minimo quale opportunità per, non diciamo eliminare, ma influire positivamente sul gender pay gap, il cosiddetto gender pay gap, che colpisce in modo particolare anche il nostro paese. Sappiamo che le donne non solo hanno il lavoro femminile contraddistinto non solo da difficoltà di inserimento, ma poi da una precarietà e comunque anche da un basso salario. Quindi anche interventi sul salario minimo possono contribuire a ridurre il divario retributivo di genere. Sui giovani, anche lì, bisogna, come per le donne, bisogna intervenire, stiamo intervenendo con più misure. Sicuramente in legge di bilancio vi è la previsione dello sgravio contributivo importante per 3 anni e per 4 anni al mezzogiorno. Ovviamente non basta solo questo, sono d'accordo con voi sul potenziare sicuramente strumenti come garanzia giovani, potenziare gli ITS. All'interno del recovery plan, del piano Next Generation EU, ho chiesto un importante finanziamento sull'apprendistato duale, che è un modo importante, per una modalità importante per l'inserimento lavorativo dei giovani, con un progetto di 600 milioni di euro che appunto e questi interventi messi assieme possono produrre in termini di efficacia e di impatto un miglioramento delle condizioni sia di inserimento lavorativo che di precarietà del lavoro che contraddistingue il lavoro giovanile. Avete parlato di reddito di cittadinanza, di reddito minimo garantito e dell'aumento delle disuguaglianze. Certamente un aumento delle disuguaglianze c'è una riduzione, c'è stata. Abbiamo attraversato un periodo
importante della pandemia che ci ha costretto a mettere in atto delle misure emergenziali che, come ha sottolineato il direttore Scarpetta, sono andati a ristorare tutti un'ampia gamma, un ampio raggio di lavoratori, sia dipendenti che autonomi, ma certamente hanno influito anche sul reddito. Voi stessi avete sottolineato che la cassa integrazione comunque influisce, cioè un massimale influisce sul reddito dei lavoratori. I lavoratori non hanno un reddito pieno e quindi vi è una perdita, vi è stata ovviamente una perdita di reddito da parte delle famiglie, vi è stato un aumento delle disuguaglianze. Il reddito di cittadinanza è stata una misura importante, una base importante, e meno male che insomma c'è stata questa misura che ha aiutato le famiglie in difficoltà. Abbiamo avuto anche un 25% in più di domande di reddito di cittadinanza e, come sapete, in modo non strutturale, ma abbiamo previsto anche un'altra misura, che è il reddito d'emergenza, con maglie molto molto più larghe, proprio per venire incontro a tutte le varie difficoltà che si sono presentate nei territori, oltre che poi a prevedere delle misure straordinarie aggiuntive per i comuni per poter andare incontro alle difficoltà delle famiglie italiane. Il tema degli ammortizzatori sociali, concludo, è un tema che va affrontato. Voi stessi avete sottolineato all'interno del rapporto la frammentarietà, insomma quello che la poca copertura magari non uguale per tutti, quindi le differenze che tutti noi conosciamo e che qui lo sto a ribadire perché le conosciamo già, è chiaro che va affrontato. Quindi affrontato con una riforma. Avremo per questo un incontro anche con le parti sociali di confronto, sicuramente va affrontato in un'ottica di riforma e quindi di universalismo, che vuol dire riconoscere ai lavoratori di tutte le imprese, di tutti i settori e di tutte le dimensioni l'integrazione al reddito in costanza di rapporto in caso di imprevisti, di ristrutturazioni, di riconversioni produttive. Certo, l'universalismo non significa uniformità, durata, aliquote, costi, vanno sicuramente differenziati pur appunto rimanendo ragionevolmente comparabili per settori e dimensioni aziendali. Vi è un ragionamento da fare sulla cassa straordinaria, e sulla cassa per cessazione. Adesso non entro qua nel merito. Vi è un ragionamento importantissimo da fare, che voi stessi sottolineate oggi, tutti, almeno l'ho sentito da tutti, e quindi rafforza la mia convinzione di collegamento con le politiche attive del lavoro, con la formazione, differenziandola nel caso in cui si tratta di formazione che è collegata alle imprese che stanno ristrutturando ma che rimangono in vita, e invece è formazione che va finalizzata e mirata per quei lavoratori che si trovano in imprese che stanno cessando la loro attività. Vi è certamente un ragionamento da fare su NASPI, sulle NASPI e sulla DISCOL. Un punto importante, ringrazio tutte le parti, il CNEL e tutto, affrontato in legge di bilancio, è stato quello dell'inserimento dell'ISCRO, che sicuramente va rafforzato, il ragionamento che si può fare anche su liberi professionisti iscritti alle casse, insomma sul lavoro autonomo abbiamo tanto da fare e da lavorare ancora insieme. Vi sono poi degli altri interventi, diciamo tra virgolette, emergenziali, che vanno portati avanti col prossimo ristori, e sicuramente il rifinanziamento della cassa integrazione, il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensiva e ulteriori interventi che non sto qui ad elencare, ma che sicuramente troveranno spazio in ulteriori confronti che faremo nei prossimi giorni con le parti sociali, quindi non solo sulla riforma degli ammortizzatori sociali, ma anche su
su prossimi decreti, diciamo, da fare in emergenza, anticipando anche, se possibile, già una parte delle politiche attive le abbiamo anticipate, ma anticipandone anche un'altra parte. Quindi io vi ringrazio, ho ascoltato con molto piacere, ho letto il rapporto con molto piacere, ho visto anche dal rapporto che sulle discipline STEM è vero che dobbiamo investire, però non siamo ultimi in Europa, c'è chi investe decisamente meno, parlo per le donne, però dobbiamo rafforzarle, per questo le stiamo rafforzando, e il lavoro che abbiamo di fronte è un lavoro molto importante, che ci pone davanti a diverse sfide, alcune le avevamo già prima della pandemia, altre invece sono accelerate e altre sono nuove, dovute alla pandemia. Le sfide possono essere anche una grande opportunità. Io continuo a dire che il lavoro che abbiamo fatto, e ci siamo confrontati davvero tantissimo in questo ultimo anno, da quando c'è la pandemia, molto, tanto di più, e io sono convinta che attraverso il confronto si riesce a trovare una sintesi che è la migliore sintesi per il Paese. Grazie ancora, ringrazio il Presidente Treu, il Direttore Scarpetta, tutti presenti, e, insomma, ci rivedremo presto per ulteriori prossimi necessari confronti. Grazie Ministro, ci fa molto piacere questa sua serie di conclusioni, anche con l'indicazione che gli incontri continueranno, perché come avrà sentito tutti noi riteniamo che il contributo delle parti sociali sia importante, soprattutto in questa prospettiva. Il CNEL, ha avuto modo di sentire, ha lavorato molto quest'anno, credo che i contributi siano utili anche e soprattutto in questo momento ai decisori pubblici per l'anno che è appena cominciato, quindi veramente siamo tutti impegnati a sostegno di un sforzo comune per vincere una sfida che è decisiva. Veramente grazie, io ringrazio ancora il direttore Scarpetta che è stato così diligentemente ad ascoltarci. Noi seguiamo con attenzione i vostri lavori, non solo in questo caso, l'Outlook e tanti altri, quindi avremo modo sicuramente di sentirci anche su questo. Annuncio, prima di terminare questa lunga, ma mi pare utile, riunione, che domani noi abbiamo un incontro con la delegazione del CESE, del Consiglio Economico e Sociale Europeo, che avrà, guarda un po', come oggetto proprio i temi di prospettiva che abbiamo anche discussi qui, cioè il CESE, che rappresenta il CNEL di tutti i paesi europei, quasi tutti, è molto impegnato con la Commissione, ha anche un legame istituzionale preciso per sostenere il miglior utilizzo del Next Generation EU. E noi domani faremo, quindi invito tutti quelli che sono ancora connessi, ma li ho anche invitati esplicitamente, i consiglieri e anche quelli che hanno lavorato nei nostri gruppi, perché l'Europa più che mai per noi è un punto di forza che vogliamo sfruttare al massimo. Quindi grazie a tutti, grazie per i contributi, buon pranzo e buona fortuna per i prossimi mesi. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, Ministro.